Io mi chiamo Antonio Amendola, grazie di essere venuti. L'amico Danilo Calogiuri mi ha detto che in questi giorni questo posto è stato una vera e propria culla di idee, no? E quindi, visto che adesso è la fine, domenica sera, siamo tutti quanti nella culla, il mio compito è di accompagnarvi a alimentare l'abbiocco post-prandiale e ci addormentiamo tutti quanti. Chi mi conosce sa che, essendo un gran timido, io ho grosse difficoltà a parlare in pubblico, no? E quindi parlo poco, con difficoltà, insomma, dovrete un po' cercare di tirarmi fuori le cose da dire. Se mi vedete in silenzio, stimolatemi per parlare. Quindi questo per dire... non ci crede nessuno? No, 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 in realtà tendo a parlare molto. Sono un chiacchierone, ma di cose da dire ne abbiamo tantissime. Cerco di essere molto sintetico oggi, che per quanto mi riguarda è una contraddizione in termini, non sono affatto sintetico. Non faccio la domanda a chi conosce Shoot for Change, anche perché poi rimarrei male se la maggior parte non lo conosce, quindi non ve lo chiederò. Però insomma, immagino che qualcuno conosca Shoot for Change, è la mia associazione di volontariato fotografico sociale. Io faccio tutt'altro nella vita, proprio tutt'altro. Sono un giurista, lavoro all'Authority per le comunicazioni, l'AGCOM, mi occupo durante il giorno, diciamo, di telecomunicazioni, nuove tecnologie, social media, rilievi giuridici, regolamentari, tutti questi paroloni qua. Tempo fa ho unito una passione di viaggi, di fotografia di viaggio, di blogging. Io vengo da una vecchia esperienza di blogging con un mio blog che si chiamava, purtroppo si chiamava perché è disatteso da qualche anno, Il Circolo dei Viaggiatori. Ho unito tutto questo al racconto sulla fotografia, sulle grandi fotografie del passato o anche del passato prossimo, insomma, che hanno avuto un impatto vero e reale sul cambiamento sociale, quindi sulla sensibilizzazione della società su temi sociali. Ho shakerato un po' il tutto quanto e improvvisamente, poi adesso vi racconterò anche come, improvvisamente la cosa è scoppiata. Abbiamo gruppi di volontari. Filomena, tutto a posto? Bene. Ti aspettavamo ansiosamente, però ci scappava anche noi, abbiamo cominciato poi alla fine. E abbiamo gruppi di volontari in tutto il mondo, vanno da Kuala Lumpur fino a Città del Messico, in Italia un po' ovunque, in Europa tantissimo, negli Stati Uniti tantissimo, e mi è esploso in mano. Tra l'altro, chi vuole, questa è la mia mail, quello è su Twitter, insomma siamo su Facebook, siamo un po' ovunque. Il sito ovviamente è www.shootforchange.net. Peraltro anche il nome non è casuale, soprattutto all'inizio, questa è una cosa che non racconto da tanto tempo, ci avevano preso, soprattutto negli Stati Uniti, per un gruppo di mercenari. Perché, sapete, chi sa l'inglese sa che shoot significa sia scattare una fotografia ma anche sparare. E change sia il cambiamento ma anche i soldi, il contante, no? Quindi qualcuno, io lo notavo, le prime settimane di vita, i primi mesi di vita di Shoot for Change, avevamo un picco di accessi da Washington. Evidentemente qualcuno della CIA pensava che fossimo i mercenari che sparano per soldi, giustamente. E poi piano piano hanno cominciato a frequentarci molto più spesso, si sono tranquillizzati evidentemente e hanno capito cosa facevamo. È nata questa iniziativa, questo blog, che è sia un network di volontariato sociale, ma è tanto di più, adesso vi racconterò, a seguito del terremoto dell'Aquila, 2009, primavera 2009. Ero andato con un collettivo di fotografi con il quale collaboravo, una rivista online, si chiama Witness Journal, una rivista milanese, in quel periodo appunto lo facevo giusto come hobby, come mia passione, la fotografia. Andai singolarmente però nell'ambito di un progetto collettivo all'Aquila per raccontare il post-terremoto e incontrai un mio vecchio amico barese. Io sono barese, come sentirete dalle mie vocali, anche se vivo ormai fuori da Bari, ho vissuto all'estero e in altri paesi, insomma, per tanto tempo, per tanti anni. Andai a raccontare il post-terremoto e incontrai questo mio vecchio amico barese, non vedevo da tanti anni, che avevo scoperto essere diventato medico e faceva l'internista all'ospedale di Coppito, il famoso ospedale dell'Aquila, evacuato, pericolante, eccetera, eccetera. Avevano allestito una tendopoli fuori dall'ospedale. Grazie a questo mi aveva fatto entrare in certe situazioni, anche fotograficamente, piuttosto interessanti. Per, tra virgolette, sdebitarmi, per ringraziarlo, quando tornai a Roma decisi di... Innanzitutto partivo proprio in quei giorni con questo blog Shoot for Change, dove semplicemente, in maniera molto neutra, senza parlare di network, senza parlare di volontariato, parlavo delle fotografie del passato. Quelle che, come vi dicevo prima, hanno cambiato il corso o hanno
favorito il cambiamento sociale. Per esempio, se doveste nominare alcune fotografie del passato veramente importanti nel cambiamento sociale, quali possono essere, secondo voi? Filomena. T'ha detto male stasera perché è l'unico nome che so, quindi... Anna. Filomena e Anna, ne dite una per uno. Oltre la classica di Tiananmen, del ragazzo davanti al... o di Nikut, la bambina che corre bruciata dal napalm, no? Oppure la fotografia, secondo me, una delle più dirompenti è stata la prima fotografia della Terra vista dall'Apollo, perché per la prima volta l'uomo ha avuto consapevolezza di dove si trovava nel mondo. Quindi tutto la prima immagine a colore, tutto quell'azzurro, quel bianco, bellissimo. Quella, paradossalmente, è stata la prima vera fotografia davvero sociale, globale, che ha posizionato l'uomo nell'universo. Beh, ad ogni modo, non siamo per parlare del passato, parliamo del presente. Tornai a Roma, continuai a bloggare e dopo qualche giorno decisi di tenere un workshop a Bari, perché volevo che tutta questa avventura iniziasse nella mia Puglia, nella mia città, a Bari. E lo chiamai sulla serietà della fotografia amatoriale, dove cercai di dimostrare come anche gli amatori, anche i principianti, con piccole regole di composizione, di fotografia, sull'esposizione, la comprensione della luce, potevano ottenere il massimo dalla loro esperienza fotografica, divertirsi e eventualmente raccontare una storia. I proventi di questo workshop furono destinati integralmente all'ospedale di Coppito per finanziare dei campeggi estivi per i bambini malati di malattie del sangue dell'ospedale, terremotati, quindi alloggiati in queste tendopoli temporanee dell'ospedale. E fu il primo atto. Contestualmente mi trovarono su Google gli organizzatori della Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza, che stava partendo in quei giorni da Auckland, chiedendomi, avevano evidentemente, io non ero neanche un po' alto nei ranking di Google, ero un qualunque blog privato amatoriale, chiedendomi di poter fare le fotografie alla Marcia Mondiale nel suo passaggio, non solamente in Italia, ma principalmente a Roma, perché avevano visto che io ero residente a Roma. Io ricordo che per il giorno in cui mi avevano chiesto questo impegno fotografico, ovviamente volontario, ci mancherebbe altro, per la Marcia Mondiale per la Pace, non sono un pacifista, non sono un attivista, io fino a quel momento del terzo settore non sapevo nulla, di sociale non me ne fregava niente, non avevo mai fatto volontariato, avevo fatto il boscato al bambino e mi consideravo pirla per averlo fatto, ancora adesso quando ci ripenso forse torno indietro e brucerei la mia uniforme con i pantaloncini corti, quindi non avevo nessuna propensione sociale. La mia vita cambiò in quel momento però. Mi chiesero appunto di fare queste fotografie, io ero occupato perché avevo in autorità una riunione piuttosto importante quel martedì, il martedì successivo, e feci sul blog un post chiamato col titolo «Chiamata alle armi fotografiche». Boom! Chiesi, c'è qualcuno là fuori? Io in quel momento non guardavo nessuna statistica, le Google Analytics, gli accessi, non me ne importava nulla, era solamente come tutti i blogger, fotografi e blogger, totalmente autoreferenziato, totalmente egocentrico, mi piaceva semplicemente dire quanto sono fighe queste mie fotografie, ve le faccio vedere e ve le sorbite così, punto, non c'era nessuna interazione, non me ne fregava niente. Nel giro di poche ore mi hanno quasi letteralmente intasato la casella di posta elettronica con messaggi di gente che volontariamente chiedeva di poter partecipare, di poter raccontare al posto mio. Perché io avevo detto non posso farlo, c'è qualcuno che vuole farlo per me o con me. E in pochi giorni fummo in grado di, già parlo io al plurale, vedi, come netto, diciamo, come gruppo, come Shoot for Change fu in grado di raccontare il passaggio della Marcia Mondiale per la Pace e Non Violenza, non solamente a Roma, ma quasi tutte le tappe in Italia, compresa Lecce, New York, San Francisco, fino ad arrivare alla fine, al capolinea in Argentina. E là qualcosa cambiò. Là cominciai a capire che c'era effettivamente qualcuno che aveva voglia di scendere per strada e utilizzare la fotografia in maniera collettiva, con un racconto collettivo, per raccontare qualcosa, raccontare i fenomeni sociali. E lo voleva fare gratis, lo voleva fare per volontariato. E quindi, piano piano, quello che... Era nato come un blog, è diventato improvvisamente un'associazione no profit vera e propria registrata, noi abbiamo lo status giuridico di APS, un'associazione di promozione sociale, e negli ultimi tempi, soprattutto nell'ultimo anno, un anno e mezzo, poco meno di un anno in effetti, ha fatto l'ulteriore salto di qualità, è diventato un vero e proprio movimento. Gente che dice, non dice più pubblico su Shoot for Change, dice I Shoot for Change. Io scatto per il cambiamento, io utilizzo la comunicazione visuale, non solamente fotografie, ma noi facciamo anche molto multimedia, molto video, molte animazioni, molta grafica, per racconti sociali.
il modello, tra virgolette, di business, perché in realtà non è un business. Noi qua stiamo parlando in questo festival molto bello, e tra l'altro faccio i complimenti per questa idea che è fantastica. Working photo, cioè i mestieri della professione. C'è anche un mestiere del fotografo, il mestiere della fotografia, che non ha una remunerazione, che è il volontariato. E quindi noi abbiamo cominciato a lavorare, tra virgolette, gratis. Adesso non mi attaccate, perché normalmente quando dico così i fotografi professionisti e le agenzie mi cominciano a bersagliare da tutte le direzioni, e fanno benissimo, perché è antietico lavorare gratis, non si lavora gratis. Noi lo facciamo esclusivamente gratis, esclusivamente per chi non se lo può permettere. Perché vi assicuro, c'è tutta una fascia di società, le piccole realtà associative, i piccoli gruppi di volontari che magari stanno sotto casa, aiutano 4 homeless o 5 rifugiati o bambini, donne violate, lo fanno in silenzio, in maniera magari creativa, innovativa, nessuno li conosce, nessuno se li caga, nessuno se li fila. E se nessuno li conosce, perché nessun fotografo va, o videomaker o quant'altro, giornalista, va là a raccontarli, perché la storia non è considerata remunerativa dall'informazione mainstream. E non essendo considerata remunerativa, non può essere conosciuta, perché nessuno compra quelle fotografie, quel reportage, quella storia, nessuno le pubblica. Se nessuno le pubblica, nessuno le conosce. Se nessuno le conosce, non possono dispiegare quell'effetto, a volte virale, e là è la forza di Shift for Change, di emulazione creativa. E quindi non possono innescare un circuito virtuoso, un meccanismo virtuoso di cambiamento sociale. Non sono naif, io non sono convinto, nonostante gli slogan Change the World with a Click, che è uno degli slogan, dopo lo vedremo, di Shift for Change, che la fotografia possa cambiare il mondo. Noi siamo invece convinti che tanti piccoli racconti di prossimità, quelle che noi abbiamo chiamato fotografia sociale a chilometri zero, i reportage locali, sotto casa, dietro l'angolo, possano far prendere consapevolezza su quelle realtà che abbiamo magari sotto gli occhi tutto il giorno, tutti i giorni, ma non riusciamo a raccontare, non vogliamo raccontare, perché consideriamo più esotico magari attraversare il mondo, andare in India a fare il reportage su Bhopal piuttosto che in Patagonia o in Afghanistan o in Chiapas, eccetera, eccetera, perché consideriamo le storie sotto casa poco interessanti. Invece c'è un mondo da scoprire. E se quelle storie si approcciano con lo stesso workflow, con lo stesso approccio creativo professionale della fotografia professionistica, appunto, allora quelle storie diventano esplosive, diventano dirompenti, non solo, e diventano anche una grande ginnastica per gli amatori o i principianti che possono crescere. Strada facendo, prima di parlare di crowd photography, mi dico giusto questo, e molti ci hanno criticato all'inizio, perché abbiamo avuto un'esplosione talmente veloce, talmente anche pervasiva su internet, sui social network, che qualcuno ci ha detto: ma così ammazzate il mercato, perché voi siete quelli che lavorano gratis. Io rispondo spesso, una volta mi ricordo, 2 anni fa, al Palazzo Ducale a Milano, in occasione della nostra mostra, un fotografo piuttosto conosciuto mi disse: ah, ma voi ammazzate il mercato perché togliete il lavoro ai fotografi professionistici, ai professionisti, in un momento in cui non ci sono più soldi, più risorse. È vero. Peraltro nel nostro gruppo, una sorta di collettivo di collettivi, in giro per il mondo ci sono tantissimi professionisti e iperprofessionisti. Ed Kashi, se qualcuno conosce Ed Kashi è uno dei nostri padri putativi di Shift for Change, ma anche Nick Hutt, mio amico, il nostro amico, quello della fotografia della bambina che fugge bruciata a napalm in Vietnam, è un nostro amico. In Italia c'è da Antonio Politano, c'è Alfonso Rodriguez, National Geographic Spagna, Sheikh Rajibul Islam in Bangladesh, ci sono grandi nomi della fotografia documentaristico sociale, anche del National Geographic in giù. Noi non siamo la causa della crisi del mercato della fotografia, noi siamo uno dei sintomi, non solo. Ma quando un medico rinuncia, non so, a un mese di ferie per andare in Africa a curare gratis dei bambini, dicono giustamente che è un benefattore, è un grand'uomo, ed è giusto così. Se un fotografo mette a disposizione gratuitamente un po' del suo tempo per raccontare delle storie che nessun altro avrebbe raccontato, diventa improvvisamente il cattivo, il nemico pubblico numero uno e quello che ammazza la fotografia. Non è così. Noi contrastiamo fortemente questo approccio. Strada facendo, quindi, è evidente che all'inizio il grosso dell'interesse è stato diretto a noi da parte degli amatori, anche degli amatori voluti, ma dei non professionisti. Piano piano però i professionisti hanno cominciato a capire che il valore aggiunto di frequentare Shift for Change, di pubblicare su Shift for Change, era anche quello di una maggiore facilità nell'ingresso nelle storie. Ne abbiamo tante partnership importanti, anche con ONG grosse,
ActionAid, con Oxfam, col VIS, con Partners in Health negli Stati Uniti e così via, laddove, e ovviamente con loro non si lavora gratis, perché ripeto, è etico lavorare gratis perché non se lo può permettere, perché è volontariato. Per le grosse realtà che hanno budget, se si lavora gratis sei uno stronzo, perché là si toglie il lavoro altri. Il nostro accordo con queste ONG è che quando si è in presenza di budget noi riceviamo un rimborso spese, una parte del rimborso spese va al fotografo o ai fotografi impegnati, il resto va, non fa profitto, perché noi siamo una no profit con obbligo di bilancio eccetera eccetera, il nostro bilancio alla fine dell'anno deve essere zero. Tutto ciò che entra in più viene utilizzato per sostenere dei progetti sociali locali, quindi noi ci mettiamo d'accordo con altre realtà che non hanno i mezzi e diciamo che okay, in questi mesi noi stiamo lavorando su questo, abbiamo questi soldi, quello che ci entra lo utilizziamo per sostenere dei progetti sociali. E in questa maniera anche i professionisti sono entrati, sono saliti a bordo, perché capendo il nostro rapporto con l'ONG hanno capito che è una maniera più veloce per entrare in un reportage, laddove sapete bene che chi è freelance sa che se vuoi andare in Bangladesh o in Afghanistan o in Messico o in Africa con Medici Senza Frontiere o con ActionAid o con associazioni, organizzazioni del genere, se sei un freelance, anche se famoso, devi andare attraverso tutta l'altra fila dell'autorizzazione, degli accrediti e così via. Laddove in presenza di un accordo già prestabilito è molto più facile e in giro di pochi giorni si ha un accredito anche per andare sul campo. Normalmente gli accordi con queste associazioni sono tali per cui un fotografo che chiede di poter essere ospitato per 5, 6, 7 giorni in una missione sul campo da queste organizzazioni ha tutta l'assistenza e in cambio lascia qualche fotografia per la comunicazione di quelle organizzazioni e in più è libero di poter raccontare tutte le sue storie. Quindi vedete, cioè, il trade-off è piuttosto positivo. Quando invece facciamo i gruppi misti fra professionisti, amatori o principianti, si sviluppa e si è sviluppato io come al solito ho mandato a puttana tutta la presentazione, vabbè, vado sempre a braccio. Si sviluppa una sinergia creativa molto interessante, laddove il professionista teoricamente e normalmente sa che se viene catapultato, viene paracadutato in una storia con un po' di scatti in maniera professionale, sa che tira fuori una storia, sa che tira fuori almeno una o due fotografie buone. Il principiante questo non lo sa, l'amatore questo non lo sa. L'amatore ha un'energia, una carica di positiva, di creatività, di entusiasmo, tale per cui quando il professionista ha già finito, ha visto che ha già del materiale buono, gli dice no, a me non basta, lo tira per la giacchetta, dice continuiamo a scattare, fammi vedere come si fa, eccetera, eccetera. In questa maniera abbiamo scoperto empiricamente che alla fine della giornata il principiante è cresciuto enormemente perché ha frequentato per uno o due giorni dei grandi professionisti. Il professionista recupera l'entusiasmo anche nel raccontare le storie, perché recupera quella voglia di girare l'angolo e vedere cosa c'è dietro l'angolo, perché magari lui sapeva che con quelle fotografie poteva svoltare la giornata, poteva vendere un reportage, poteva vendere qualche fotografia per un giornale, però dietro l'angolo c'era qualcos'altro da raccontare. E adesso veniamo un attimo a questa presentazione di oggi. Io avevo pensato di parlarvi un po' genericamente della parola che ho coniato, che è la crowd photography, il racconto collettivo, facendovi vedere alcuni pochi esempi dei nostri progetti collettivi al netto di quelli individuali dei nostri fotografi, che normalmente funziona così. Se siete dei fotografi, avete delle belle storie già raccontate, già pronte, la gente lo comunica su For Change. Magari storie che stanno in un cassetto da tanto tempo, da mesi o da anni, mai pubblicate, mai acquistate, mai comprate da nessuno, quindi mai conosciute. E voi sapete meglio di me che quando una persona, un fotografo, racconta storie, il nostro network è il network dei raccontastorie, degli storytellers, raccontano con tanta energia e tanta passione una storia. Non c'è niente di più brutto che vederla chiusa in un cassetto o in un folder sul computer per tanto tempo e nessuno la conosce. Questa è una delle cose più tristi che possono capitare a un fotografo, avere un bel reportage e nessuno lo conosce perché nessuno gliel'ha comprato. Arriva un punto in cui uno dice, vabbè, non lo vendo a nessuno, però qualcuno deve conoscerlo, no? È una questione anche di giustizia nei confronti di chi si è raccontata. Con l'amico Alfonso Rodriguez di National Geographic Spagna si discuteva tempo fa di questo in un nostro workshop e lui disse una cosa molto carina e molto interessante. Quando si è in un contesto, non so, un reportage di guerra, poi parliamo anche del mio progetto in Afghanistan, ci sono delle mie fotografie qua, o in una zona di altissimo disagio sociale, molto spesso quando si punta l'obiettivo contro, non so, una mamma che ha in braccio un bambino morto che sta morendo,
quella persona, quella donna, quando incrocia il tuo sguardo, sicuramente avrà un milione di altre cose a cui pensare, non gliene frega niente di chiederti la liberatoria, di non mi fotografare, lasciami perdere, non mi rompere le palle, così via. Il fotografo, diciamo, un po' più cinico, scatta la fotografia, la scatta in maniera tale da poter partecipare al WordPress Photo Award, un bel grandango, una bella luce, un po' di post-produzione ruffiana, fa leva sulla retorica del dolore, sull'estetica del dramma e partecipa ai concorsi. La persona un po' più sensibile, quella che piace frequentare a noi, capisce che in quel momento, quando si incrociano quegli sguardi tra te e quella donna, tu stai siglando un gentleman's agreement, un accordo tacito fra te e la storia che stai raccontando, laddove lei ti dice, fai delle mie immagini quello che vuoi, fotografi mio figlio morto, quello che ti pare, ma tratta questa storia, tratta la mia immagine, questa storia con dignità, con rispetto, con sensibilità. E soprattutto raccontala quella storia. Evidente che non te lo dice così, però a noi piace pensare che sia un dialogo immaginario fra noi e i soggetti che raccontiamo. E il fotografo si fa carico di quella storia, perché ha avuto l'autorizzazione a entrare nel suo universo. E se accettate questa impostazione del racconto sociale, e allora il reportage non può essere destinato a essere chiuso in un cassetto o nel folder, in una cartella del tuo computer. Devi raccontarlo, non ti devi fermare davanti a niente, pur di far conoscere questa storia. Questa è la forza esplosiva di Shoot for Change. L'altra forza davvero dirompente è questa parola, crowd photography, cioè il racconto collettivo. È evidente che una persona che racconta un soggetto, una storia o un evento, la racconta in una maniera. Se mettete 360 persone intorno a quella storia, avrete 360 punti di vista diversi. È retorico, è banale, è ruffiano, è aria fritta, quello che volete, ma è così. È tecnicamente così, io lo vedo ogni giorno quando mi arrivano poi i risultati dei lavori collettivi. Ciascun fotografo interpreta quel soggetto in maniera diversa, non fosse altro per una diversa angolazione, una diversa incidenza della luce, un'esposizione diversa, una macchina fotografica diversa. Ciascuno aggiunge il suo tassello alla storia. Quindi nella nostra concezione la crowd photography è il risultato dell'apporto creativo di gente che magari in giro per l'Italia, in giro per il mondo, contribuisce a un racconto collettivo, democratico, orizzontale, pur non conoscendosi, ma partecipando a un grande racconto. Come ho scritto qui, è uno strumento in base al quale ciascuno può dire l'incipit, no? Famoso, we the people, noi la gente. È uno strumento di controllo sociale, è uno strumento per dire i media non ci raccontano un evento, lo facciamo noi in maniera collettiva. L'abbiamo fatto recentemente con alcuni progetti di cui vi parlerò adesso ed è straordinario. È una forma, veramente uno strumento di racconto di massa. Uno strumento di controllo sociale, del dire avete ignorato questo evento, oppure ce l'avete raccontato in una maniera, oppure non è andato mai in televisione o mai nei media perché non è considerato remunerativo. Ci pensiamo noi e non lo facciamo da soli. Non è solamente un social network, non è solamente citizen journalism, è un citizen journalism visuale, di comunicazione visuale, quindi ancora più potente. Qualcuno sostiene che le notizie veicolate su Twitter, sui social network, su Facebook o la comunicazione su Instagram non sia vero e proprio giornalismo, non sia comunicazione giornalistica. Io ritengo che siano momenti di giornalismo, non è un vero e proprio giornalismo, il citizen journalism, sia fotografia, video o altro. Sono scintille di informazione e in questo contesto di bulimia di immagini, di scintille di informazione, scintille e momenti di giornalismo, il ruolo probabilmente dei professionisti, dei giornalisti professionisti, delle redazioni, dei foto editor, è di fare da aggregatore di queste scintille, confezionarle, fare una sorta da caminetto, dove si recepiscono le scintille che arrivano dalla rete, si crea un bel fuoco, lo si alimenta, lo si tiene vivo e si racconta così una storia. Quindi questa è l'altra anima di Shoot for Change, di aggregatore di queste scintille di informazione spontanee che arrivano dalla rete, sia spontaneamente che stimolate da noi. Allora, un esempio di crowd photography. Poi al termine di questa presentazione vi parlerò anche delle due storie che sono presenti qua oggi. La storia di Angelo Merendino sulla battaglia del cancro contro il cancro della moglie Jennifer. Angelo Merendino non è un fotografo italiano, è un fotografo americano di New York, di evidenti provenienza italiana ovviamente. E poi un mio progetto sull'Afghanistan, vi racconterò il perché. Adesso invece parliamo solamente di qualche progetto di crowd photography. Terremoto in Emilia-Romagna l'anno scorso. Il giorno del terremoto
ricevetti tantissime comunicazioni, messaggi su Twitter, email, su Facebook, dicendo ma dov'è Shift for Change, perché non andate a raccontare quello che sta succedendo? Io feci un post pubblico dicendo non è nella nostra natura. Adesso c'è giustamente e fortunatamente tutto il mondo dell'informazione lì in Emilia-Romagna a raccontarlo. Prometto che noi andremo il giorno stesso in cui gli ultimi riflettori dei media mainstream cominceranno a spegnersi, perché quello è il momento in cui devi andare a sopperire questo buco dell'informazione, perché il rischio era reale, si sta più o meno verificando, che anche l'Emilia-Romagna sarebbe diventata prima o poi come l'Aquila. Noi l'Aquila siamo andati a raccontare all'inizio, siamo andati a raccontare l'anno scorso a 3 anni dal terremoto con un web doc molto, molto importante che ha avuto un bel successo con voce narrante di Monio Vadia, però più che raccontare là non si poteva fare. Quindi noi volevamo preventivamente evitare, o quantomeno cercare di evitare, che si ripetesse l'effetto dell'Aquila con un'operazione, grande operazione di chiamata alle armi fotografiche, di crowd photography, per tenere col fiato sul collo anche le amministrazioni locali e centrali, per dire guardate che la situazione è questa, poi dopo un po' saremo ritornati, guardate che la situazione è ancora questa, adesso ci fate incazzare, oppure avremo raccontato in maniera molto positiva, trasparente, corretta ed equilibrata anche gli eventuali progressi di ricostruzione. Bene, feci questa ulteriore chiamata fotografica, la seconda, la prima fu il terremoto dell'Aquila, la seconda il terremoto dell'Emilia, sembra che i terremoti ci portino fortuna, ma è piuttosto cinico da dire. Anche là, un'esplosione. Nel giro di 2 settimane e poco più abbiamo pubblicato circa 36 o 37 reportage bellissimi, gente arrivata da Berlino, chi da Parigi, un po' da tutta l'Italia, ma soprattutto dal posto. Tanta gente da Crevalcore piuttosto che da Finale Emilia, piuttosto che da Mirandola o da Ferrara, gente che magari viveva nelle tendopoli ed è stata evacuata, fotografi, principianti, professionisti, anche amatori, hanno cominciato a raccontare il loro punto di vista. Dalle storie di ricostruzione nella zona rossa, alle storie di resilience, di resilienza, cioè di reazione nell'avversità da parte, non so, degli imprenditori che hanno riadattato la loro attività imprenditoriale nelle tende pur di rimettere in moto l'economia, alle storie di integrazione sociale all'interno dei tendopoli fra etnie diverse, magari religioni diverse, laddove i media tendevano a rappresentare le tensioni sociali presunte, invece siamo andati là sui posti e andava tutto bene, magari abbiamo raccontato storie positive di chi effettivamente conviveva tra di loro. Quindi in poche settimane abbiamo raccontato tantissime storie, siamo andati a finire su Repubblica, sul Cartaceo, ci hanno fatto paginoni anche molto grandi, anche all'estero, insomma, abbiamo raccontato tutto e di tutto, ed è stato appunto un grandissimo racconto collettivo, orizzontale, democratico, aperto a tutti quanti, e in questi giorni sta ricominciando in Emilia-Romagna al fianco di ActionAid. Siamo partner ufficiali di ActionAid, media partner di ActionAid, e stiamo ritornando in zona per affiancare ActionAid nella loro attività imprevista per un'organizzazione come la loro di controllo amministrativo contabile su come le amministrazioni locali stanno effettivamente spendendo i soldi della ricostruzione. E poiché avevano bisogno, una delle maniere per dimostrare i progressi o i non progressi della spesa pubblica era anche quella di dimostrare fisicamente con immagini quello che stava accadendo, ci hanno chiesto di rimovimentare un pochettino il nostro network, rimettere in piedi una grande operazione di crowd photography e di ritornare con loro periodicamente negli stessi posti con cadenza periodica per raccontare quello che sta succedendo. Lo stiamo facendo, stiamo anche cominciando a formare i ragazzi nelle scuole dei paesi colpiti dal terremoto su come si raccontano le storie, perché non si tratta semplicemente di insegnare come si usa una macchina fotografica, alla fine con un po' di buonsenso e con 2 o 3 regole insomma, si insegna e si impara a fare una fotografia. Raccontare una storia impone invece di conoscere alcune tecniche anche di comunicazione diverse, e lo stiamo facendo gratuitamente con le popolazioni colpite dal terremoto. Ah, ovviamente questa è la regola ovviamente fondamentale, interrompetemi in qualunque momento perché vedete, stimolatemi a parlare perché io non ho idee, non so cosa dirvi. Scherzavo? Sto scherzando. Sto scherzando. Anna, vero? Ogni fotografo fa la propria selezione, presenta il proprio progetto senza poi una consultazione da parte
ciascun... Allora, dipende dai progetti. In questo caso c'era un momento di aggregazione dei contenuti, laddove c'è un nostro team che si occupava di tenere i rapporti con le amministrazioni locali e di coordinare la presenza dei fotografi, quindi accreditarli per gli ingressi delle zone rosse, con i vigili del fuoco, la polizia, eccetera, eccetera. E poi, normalmente, quelli diciamo, più professionisti fanno ovviamente la loro selezione, il loro editing, lasciamo liberi tutti quanti, chiunque, lasciamo libero chiunque di adottare il proprio registro anche di racconto, quindi il proprio editing speciale, cioè la scelta delle fotografie. Ovviamente quando poi facciamo le gallerie fotografiche su internet, o sono gallerie individuali dicendo, non so, l'Emilia Crevalcore raccontata da Danilo Calogiuri, per esempio, e allora si giustifica un'unica galleria, un unico slideshow, un'unica gallery con le fotografie da lui selezionate, poi ci si interfaccia. In genere lo facevo io, adesso ho un foto editor che mi affianca anche in questo lavoro. Oppure quando le fotografie sono tantissime, magari della stessa storia, c'è un nostro foto editor o io, qualcuno, creiamo un team ad hoc per selezionare le fotografie per evitare eccessive duplicazioni. Duplicazioni vanno bene, eccessive duplicazioni no. Questo è evidente, ma per questione anche stilistica, anche per questione di pazienza, di fruizione dei contenuti su internet. Se una persona vede 20 fotografie identiche, dopo un po' cambia. Quindi nell'economia generale cerchiamo di fare una selezione, questo sì. Quindi riepilogando dalla prima storia, nella nostra osservazione empirica, la crowd photography è davvero uno strumento di controllo sociale, perché poi queste amministrazioni, dopo un po', hanno cominciato a chiamarci. Dire, ma scusate, voi siete venuti e avete giustamente raccontato che c'era quel problema là, la scuola non era ancora partita come avevamo annunciato. Adesso però la scuola è partita, potete tornare a vedere per piacere, così raccontate anche questo tassello della storia. E questo è un valore aggiunto per noi, il ritornare in un luogo. Anzi, più che valore aggiunto per noi è anche un gran casino, perché io dico spesso ai miei che guardate, quando cominciate a lavorare tra virgolette con noi, a scattare e a raccontare storie con noi, noterete che, lo noterete anche voi se fate il lavoro dei fotografi, soprattutto documentaristi, fotografi sociali, entrare in una storia dopo un po' è facile. Per chi lo sa fare, entrare in una storia è facile, e uscirne che è un gran casino. Se raggiungi un livello di empatia serio per raccontarla bene, una storia, non esci più. Quando noi lavoriamo con i rifugiati, con gli homeless o con i bambini, e come si esce poi? Quando li convinci, tra virgolette, ad aprirsi, a raccontarti il loro universo? Una volta che sei dentro, sei dentro. Loro ci richiamano, dicono venite a questa festa della nostra comunità afghana a Roma, oppure venite a festeggiare il Newroz, che è il capodanno, non so, sapete, no, dei curdi, eccetera, eccetera. Oppure c'è un'associazione di homeless di senza dimora a Roma che ci invita periodicamente alle loro feste, alle serate, passiamo capodanno con loro. Non se ne esce più, il che va bene, dopo un po' ti scoppia il cervello, però va bene, insomma, bisogna trovare un pochettino il bilanciamento fra il racconto, l'empatia e l'essere travolti da questo tsunami emotivo che ti dà la fotografia sociale. Vediamo un altro esempio di racconto collettivo. Shoot for Italia 2013. Questo è stato molto divertente, non ha avuto i risultati sperati ad un certo punto di vista, ma ne ha avuto altri molto interessanti. Anche perché è stato il nostro primo racconto che abbiamo fatto. Madonna, mi sono impelato con la felpa. Vabbè. Ma in streaming, vero? Ovvio, sì. Okay. Prima di cominciare stavo facendo una prova al microfono, mi ha chiamato mia nonna al telefono. Speravo di non essere in streaming e poter fare la cosa. Ciao nonna, al telefono. Allora, Shoot for Italia 2013 è stato il primo caso di collaborazione con gli Eigers italiani. Sapete chi sono gli Eigers, no? Le comunità degli Instagrammers. A parte Anna, te, chi altro sta su Instagram di voi? Che delusione. Tu timidamente hai fatto così e poi abbassato? Madonna, ragazzi. Eppure, guarda, se vi cerco vi trovo quasi tutti quanti, Perché poi fa molto figo dire no, io sono un fotografo professionista, io su Instagram non ci sto, perché sono minchiate, ragazzi. Allora, quanti, anche non essendo su Instagram, quanti pensano che Instagram non sia fotografia? La domanda è mal posta, Peter. Quanti pensano che Instagram sia fotografia? Allora, ragazzi, delle due l'una, o mi state pigliando per il culo o siete completamente dissociati, perché vi ho fatto due domande che prevedono o una risposta o l'altra. Perché da qualche parte state, però. Oh, dice che uso i fai, Anna. Fotografia scema. Cos'è una fotografia scema? Scema, è una fotografia
mia moglie di strada che trovo, che mi piace un'immagine e vedo una cosa mentre cammino, paf, la fotografo magari 2 secondi su Instagram. E cosa c'è di scemo? Ma perché magari non... La fotografia è nata così, la fotografia racconta la realtà. Non è che puoi essere per forza Steve McCurry per raccontare la ragazzina con gli occhi verdi in Afghanistan, no? No, vabbè. Conoscete la fotografia dell'icona, no? Voi sapete che Steve McCurry è tornato recentemente in Afghanistan per... Voi sapete perché l'ha fatto? Per soldi, sì. Vado, il cinismo proprio oggi. Però sì, è vero, l'ha fatto ovviamente anche per soldi, ovviamente anche soprattutto, conoscendo. Ma vi immaginate perché possa essere tornato in Afghanistan? Oltre per raccontare una bellissima storia, ovviamente. Pare, i ben informati dicono... Allora, se io fossi malizioso direi questo, ma non sono malizioso, però vi riporto quello che dicono gli altri, che il National Geographic si sia reso conto che Steve McCurry non aveva la liberatoria per quella foto. E mentre anni fa questo non rappresentava sicuramente un problema, perché nessuno sarebbe mai arrivato a raggiungere quella ragazzina e chiedere «Ma tu sei quella del National Geographic, perché non fai una causa al National Geographic per 10 milioni di dollari?» Perché nel frattempo lei era diventata un'icona mondiale della fotografia, no? Invece, durante la guerra, con tutti i via vai di soldati occidentali, c'era il vero rischio che qualcuno potesse riconoscere e dire «Guarda, però tu sei quella, guarda qua!» E magari in mano a un avvocato intelligente o spregiudicato, secondo i punti di vista, sarebbe potuto diventare un problema enorme per il National Geographic. Allora, il National Geographic ha detto «Caro Steve, tu intanto torna, vai, raccontiamo la storia, facciamo una bella copertina sul National Geographic, una bella mostra, eccetera, eccetera, e con l'occasione, quando gli farai firmare la liberatoria, falle anche firmare quella dell'altra volta». E pare che così sia stato, eh? Non so se sia vero, ma ha molto senso, ha molto molto senso. Perché sono arrivato a questo? Prego. Hanno dovuto fare dei studi, non è stato semplice, no. Però lei è rimasta ancora una bella donna, completamente distrutta ovviamente, ma cioè, è un po' come un anno in Afghanistan, vi assicuro, perché c'è stato Danilo, io, insomma, altri anche di voi, sa che un anno in Afghanistan corrisponde, come gli animali, no? Almeno 7 anni di vita per noi, poveracci, insomma. E quindi ha accusato il colpo. Come sono arrivato qua? Fotografia scema. Ah no, Instagram è fotografia. Se non Instagram, diciamo la fotografia con quella che si chiama volgarmente l'iPhonography, no? L'iPhonografia, che sia fatta con un Android o con altri, con un Nokia, è sempre iPhone, ormai la chiamano, l'iPhonografia. Un po' come fu il caso per il Walkman, vi ricordate? Walkman non è un apparecchio, era un modello del lettore musicale della Sony, poi è diventato Walkman a prescindere dalla marca, no? Adesso si usa dire iPhonografia, anche se... Molti, soprattutto i puristi, dicono ma se fai la fotografia con un iPhone o con un telefono non è una vera fotografia, perché l'unica vera fotografia è con le reflex più o meno digitali. Ma no. In realtà, vi dico, insomma, l'iPhone è una macchina fotografica, non c'ha lo zoom ottico, non c'ha la possibilità di cambiare l'iPhone o chi per loro, sono macchine fotografiche. Nessuno ha mai chiesto a Conrad se Cuore di Tenebra l'avesse scritto con una penna di piuma d'oca o con una matita o altro. Ha scritto un bellissimo romanzo. Alla fine l'unica vera discriminante, che sia Instagram o altro, è l'occhio del fotografo. Per fare una fotografia ci vuole un fotografo, a prescindere dal mezzo. È ovvio poi che Instagram... E questo è vero, Instagram o altri social network fotografici hanno imposto in maniera, io ritengo, aggressiva un'estetica, perché poi tutti quanti usano gli stessi filtri, tutti quanti hanno lo stesso effetto, tutti quanti inquadrano in maniera quadrata, che anche quello non è banale. Siamo ritornati alle vecchie Polaroid, anzi, facendo un passo indietro al medio formato. Io scatto tantissimo ancora con la 6x6, con la mia Rolleiflex a pellicola, e mi piace più che scattare in 35 mm in rettangolare, perché io preferisco inquadrare quadrato. Anche quando scatto con la digitale, molto spesso croppo quadrato perché guardo il mondo quadrato, ma è una questione di deformazione estetica. E Instagram in parte ha questo vantaggio, ha recuperato un po' l'estetica quadrata, però dall'altro ha imposto in maniera aggressiva un'estetica che si sta uniformando. Però anche quelle fotografie, ci sono tantissimi fotografi, tra cui anche Ed Casci o altri, che sono all'inizio erano denigratori di Instagram, adesso la usano tantissimo e tirano fuori delle foto della Madonna, anche con Instagram o i social network. Quindi questo non c'entra niente con quell'argomento, ma l'abbiamo smarcato. Ah no, sì, perché abbiamo collaborato con gli Igers, con gli Instagrammers. Abbiamo fatto durante
dopo l'avvio della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013, un'altra chiamata alle armi fotografiche dicendo alla gente: raccontate voi quello che sta succedendo durante la campagna elettorale. Vi ricordate lo tsunami tour di Grillo? È stato uno dei risultati della chiamata alle armi. C'è tantissima gente ha mandato le fotografie dei comizi elettorali, con tutto che io detesto Grillo, ma non sono in streaming, c'è l'elezione del sindaco a Roma, non dovevo dirlo, vabbè. Detesto Grillo, sti cazzi, vabbè. Sono arrivate tantissime fotografie dello scempio sull'urbanistica, il degrado urbano, i grandi cartelloni, questo non c'entra niente, i grandi cartelloni elettorali lasciati vuoti magari per settimane anche a ridosso delle campagne elettorali, i cartelloni strappati, buttati per terra, l'imbarazzo delle persone, delle persone che non sapevano un po' che pesci prendere, dove prendere l'informazione. Insomma, abbiamo tirato fuori, no, questo entra un attimo, centinaia di fotografie con delle elaborazioni molto interessanti. Abbiamo tirato fuori delle infografiche molto carine, abbiamo raccontato l'Italia che andava verso il voto. Sulle elaborazioni grafiche, noi ci stiamo appoggiando negli ultimi mesi a una startup romana, si chiama CJ. Tra l'altro vi invito a dargli un'occhiata, perché soprattutto se tra di voi ci sono foto editor o giornalisti online, è uno strumento di cui noi siamo beta tester al momento, di aggregazione dei contenuti online. Quindi noi quando facciamo le nostre chiamate alle armi fotografiche o progetti comunque di crowd photography, poi vi farò vedere qualche altra cosa, quando lanciamo la chiamata diciamo: o taggate le vostre immagini sui social network, su Facebook, su Twitter o su Instagram, oppure caricatele direttamente sul nostro server con dei form particolari. Questo tool, questo strumento ci consente di andare, facendo semplicemente delle richieste, delle ricerche con dei tag, degli hashtag così, aggregare su tutti i social network possibili tutto il materiale che è riferito a quella storia. Una volta fatta questa ricerca, possiamo in tempo reale decidere che tipo di grafiche applicare, degli slideshow, delle mappe interattive che si popolano con le fotografie che vengono caricate. È una cosa molto carina, soprattutto per un network come il nostro. Vi assicuro che è eccitante vedere una carta geografica che si comincia a popolare di immagini di gente che sta raccontando in tempo reale quella storia. Quindi è uno strumento molto molto interessante. CJ, S-E-E, sì come guardare, J come disc jockey, come DJ, J in lunga, AY.it, CJ.it, lo trovate anche su Twitter, insomma su Facebook, così va. Se volete contatti poi vi metto in contatto, siamo proprio fratelli con CJ ormai. Altra storia carina, non proprio di crowd photography, ma molto molto carina, e per la quale siamo andati qualche mese fa in prime time sulla NBC a New York. Alta catastrofe, l'uragano a New York, no? Che ha distrutto la città. Una città come New York, ma come tutti gli Stati Uniti, anche avete visto il tornado a Oklahoma, purtroppo qualche giorno fa, fanno i fighi, fanno i ganzi, fanno il namo, fama, conquistiamo il mondo, però poi sono assolutamente fragili, soprattutto le città sono assolutamente fragili, si piegano nei confronti della natura. Allora, cosa fa un gruppo di fotografi, nella fattispecie il nostro gruppo di volontari di New York, quando scoprono che la loro città è fragile e quando intere comunità, soprattutto nella zona di Coney Island, Brooklyn e quartieri del genere, a forte presenza di immigrazione, forte tradizione di immigrazione da diverse generazioni, soprattutto ucraina e russa, come Coney Island e Brooklyn, hanno visto distrutte non solo le loro case, che è la cosa più grave ovviamente, ma anche il patrimonio di ricordi fotografici, la memoria fotografica, nella fattispecie gli album fotografici, tutte le fotografie che avevano a casa nei cassetti dei loro nonni, dei loro bisnonni, le loro tradizioni, le loro radici. Allora abbiamo detto: noi non facciamo altro che fare fotografie, siamo fotografi, cerchiamo di aiutare da quel punto di vista. Ci siamo messi a disposizione della gente di queste comunità non solo per fare gratuitamente delle fotografie, soprattutto nelle zone meno abbienti, ovviamente alle persone meno abbienti, gratis ai fini assicurativi, perché per avere il rimborso assicurativo bisogna dimostrare nei dettagli i danni subiti, eccetera, eccetera. Gente che magari aveva avuto tutto distrutto, non aveva tempo per pensare, o la testa per pensare a questo, ci siamo messi a disposizione noi e l'abbiamo aiutati quotidianamente. Poi abbiamo fatto due moduli online
molto semplici. Uno rivolto ai fotografi volontari dicendo: chi vuole essere volontario in questo progetto? Ci hanno dato nome e cognome, i neighborhood, i quartieri di New York di riferimento, gli orari di disponibilità, e l'abbiamo incrociato con i risultati di un altro modulo online riservato alle famiglie o ai singoli che avevano bisogno di un intervento fotografico volontario. E abbiamo creato con dei volantini in giro per quei quartieri, dei banchetti in mezzo alla strada, dove abbiamo detto alla gente: portateci le vostre fotografie danneggiate, che magari erano rimaste per uno, due, tre giorni sott'acqua, nelle macerie, nelle zone disastrate, e cercheremo di aiutarvi a ripristinarli, a recuperarli. Abbiamo fatto un lavoro di restauro sul campo gratuito per questa gente. Mi ricordo tempo fa mi chiamò questa ragazza, Yelena Futer, anche la coordinatrice di Shoot for Change New York, mi disse: Antonio, abbiamo un problema, noi non abbiamo i soldi per comprare gli scanner per acquisire digitalmente le fotografie e per fare fotoritocco, e soprattutto lavorando in mezzo alla strada non possiamo attaccarli in nessuna presa di corrente. Io ho detto: pensa il cosiddetto pensiero laterale, no? Think different, pensa in maniera creativa. Mi hanno sorpreso e hanno cominciato, vedete in una fotografia alla destra, ad acquisire con gli iPhone, con gli smartphone, ogni fotografia. Quindi ogni fotografia arrivava, clac, la rinominavano e applicavano i finti filtri vintage di Instagram o simili per recuperare il vero look and feel vintage di quelle fotografie. Dopodiché ogni famiglia aveva a disposizione una pagina su SmugMug, che è una specie di Flickr o photo shelter americano, con password riservate, e potevano riscaricarsi i loro album di famiglia del passato in maniera totalmente gratuita, e abbiamo dato una piccola mano per recuperare le loro memorie fotografiche. La NBC è arrivata, ha fatto un bellissimo servizio, ci ha dato tanta visibilità. Vedete come con poco si può fare qualche cosa. È ovvio che queste storie qua non cambiano il mondo, perché alla fine sono fesserie, però insomma possono aiutare nel cambiare, nel migliorare la vita quotidiana di tanta gente. Qua adesso sono molto veloce perché questa è una cosa in realtà ancora in corso. Siamo partner di Earth Day, il giorno della Terra, è un evento internazionale che si celebra ogni anno, il stesso giorno dell'anno, qualche settimana fa si è celebrato in tutto il mondo, e che festeggia, racconta lo stato del nostro pianeta, nel bene e nel male. Anche qua abbiamo fatto, pur essendo diventati media partner loro 10 giorni prima dell'evento, una chiamata alle armi fotografiche, e abbiamo chiesto alla gente in giro per l'Italia di raccontare, non ho un collegamento internet, è un mini video, ma va bene così, di raccontare il loro punto di vista sul pianeta, sulla Terra. E ci sono arrivate ovviamente tantissime fotografie, inaspettatamente anche, e da un certo punto di vista soprattutto, non solamente dall'Italia, dal Giappone, dall'Africa, dal Medio Oriente, dal Sud America, dal Nord America, dalla Malesia ci sono arrivate, e dall'Europa. E abbiamo fatto anche qua un altro racconto collettivo sul pianeta. Adesso non mi soffermo sulle singole cose, ma c'è gente che manda i disegni, i bambini qua negli Stati Uniti. Questo questa è una cosa mia. Io ho detto: ma che palle pure questa cosa. Io lancio le chiamate e poi dico che palle a me stesso, dico un'altra chiamata. Non sapevo come interpretare, ero in difficoltà sull'interpretazione di questo tema, perché non è banale interpretare in maniera originale. Allora io ho una chiavetta USB con Yoda, allora l'ho reso il testimonial della mia campagna, quindi con tanti slogan utilizzando il linguaggio di Yoda, no? Che antepone soggetto, verbo, predicato, li mischia così. Ho cominciato a raccontare un po' di questi slogan, le mie idee di environment. Ma gente raccontava il degrado urbano. Abbiamo fatto delle gallerie online, in questo caso Shoot for Planet era la campagna. Abbiamo fatto una grossa selezione delle foto e sono andate in streaming sul mega schermo durante il concerto con Fiorella Mannoia, Khaled a Milano, al Forum di Milano. E poi abbiamo fatto tutta la diretta web con le nostre fotografie, con Carlo Massarini, eccetera, eccetera. E quest'anno adesso stiamo continuando a raccogliere, piano piano, ma lo faremo. Probabilmente a fine giugno, inizio luglio, faremo una piccola mostra fotografica al Maxi a Roma con una selezione di queste fotografie. Quindi vogliamo mantenere l'attenzione alta, perché il racconto non ha senso iniziarlo e finirlo, ha senso continuarlo, perché questa è l'unica maniera che conosciamo noi di raccontare le storie, di continuare a raccontarle. Per esempio, questa è una foto di una ragazza messicana di Shoot for Change Messico che è andata a raccontare, in quei giorni c'è un incendio vicino alla città, ha raccontato la storia dei volontari, e alla fine è stata beccata a abbracciare uno di questi qua. Quindi questa lei non se n'era accorta, è l'empatia che vi dicevo.
dopo un po' si diventa talmente empatici per cui si rimane nella storia e si diventa amici anche delle persone che si raccontano. Saluto. Un altro progetto... Sei allergica alla fotografia? No. Purtroppo no, hai detto. No, dico, scusami, cioè, volevo dire no. Posso avere un'altra bottiglietta d'acqua? Io bevo come un cammello... Scusami. Grazie mille. Io bevo tanto e poi faccio pipì. Tanto. Vabbè. Un altro progetto in corso, molto carino, molto molto carino, è il tema dei rifugiati. Tutti quanti conosciamo il tema dei rifugiati, eccetera, eccetera, chi sono, chi non sono. Ah, peraltro, sui rifugiati, l'anno scorso abbiamo fatto una cosa molto carina con la fotografia. E poi parlo di questo. Siamo andati in un centro, abbiamo ancora un pochettino, no? Sì, sì, ce la fate, no? Siamo andati in un centro per... Ciao, ragazze. Come farle sentire in imbarazzo. Ciao, ve ne andate già, eh? Brave, eh? La gente muore quando fa così, normalmente. Comincia a farsi piccola, piccola, piccola. Scherzo. Siamo andati in un centro per rifugiate donne nella periferia romana e abbiamo cercato di capire quale fosse la loro realtà. Ora, parentesi, un rifugiato uomo può scappare sia da guerre, da pestilenze, da tutto quello che volete, ma può anche scappare dall'assenza di lavoro. Non necessariamente scappa dal disastro. Quando una donna scappa e si rifugia, normalmente scappa dall'inferno. Una donna difficilmente scappa dalla disoccupazione, soprattutto da un certo tipo di flusso migratorio dall'Africa verso il nord. E normalmente, quando, soprattutto attraversando l'Africa, una donna attraversa tutto il continente per arrivare da noi, attraversa altri inferni. Statisticamente viene violentata dalle 4, 5, 6 volte durante il tragitto. Quindi, quando arriva a destinazione, si tranquillizza, si autochiude all'interno del centro di accoglienza normalmente e difficilmente si integra come fanno i rifugiati uomini, perché ha attraversato un inferno molto superiore a quello passato dai rifugiati uomini. Ora, siamo andati in questo centro molto carino, con delle belle villettine nella periferia di Roma, molto verde, molto carino, e abbiamo scoperto che molte di queste ragazze, soprattutto africane, erano a Roma da 8, 9, 10, 11 mesi e non erano mai state in centro, non conoscevano la città. Non sapevano dove fossero finite. E quando gli abbiamo chiesto come mai, ci hanno detto che i maschi italiani sono un po' così, non conosciamo la lingua, il traffico è pericoloso, c'è l'inquinamento, ma stiamo bene così, i mezzi pubblici, eccetera, eccetera. Si erano autosegregate in un posto molto piacevole, certamente, però non vivevano in una città, no? Allora abbiamo messo in piedi un progettino così su due piedi, abbiamo fatto un po' una raccolta fondi interna, abbiamo comprato delle macchinette digitali compatte, le abbiamo regalate, anzi in realtà abbiamo fatto male a regalare perché qualcuno aveva finto di averla persa, qualcuno se l'è rivenduta, qualcuno si appiccicava tra di loro per litigavano perché la volevano. Non si regalano, bisogna darle al centro, poi magari le usano loro, ma l'abbiamo imparata a nostre spese. Ad ogni modo, ciascuno di loro aveva una macchinetta fotografica. L'abbiamo divisa in gruppetti di queste ragazze, ciascuno guidato dalle nostre fotografe tutor ragazze di Shoot for Change. Abbiamo insegnato loro come usarle, un po' di regole di composizione, e ogni fine settimana, nell'arco di un mese e mezzo, due mesi, ogni fine settimana questi gruppetti sono andati in giro per la città a fotografare Roma con queste macchine fotografiche. E alla fine abbiamo fatto una mostra fotografica carinissima, che è andata fortissima a Roma, ha girato per un sacco di posti diversi, la gente ci chiamava per poterle esporre. Perché la tesi che abbiamo voluto dimostrare è che in una città che conosci è una città che col tempo impari a riconoscere. Una città che riconosci è una città all'interno della quale ti fidi, e una città di cui ti fidi è una città all'interno della quale riesci a recuperare delle dinamiche di integrazione sociale. E cos'è che è successo? Perché loro hanno utilizzato la macchina fotografica come vero e proprio filtro tra di loro e una cosa che non conoscevano. E ci hanno fatto scoprire anche delle immagini iconiche, il Colosseo, l'Arco, i Fori, Piazza Colonna, Piazza di Spagna, da un punto di vista più fresco, più genuino, non naif, non biased, non filtrato dall'iconografia imperante. Come aneddoto, ci fu un giorno molto carino in cui una di queste ragazze giovani, che frequentava una scuola locale, una scuola media se non sbaglio,
ci fece vedere una fotografia perché la scuola la mattina l'aveva portata al Museo dell'Immigrazione. C'era una famosa foto, un'icona dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti, la famosa foto del bambino vestito di stracci a terra, con del cibo a terra, così, italiano a Long Island. A Long Island, sì. E io gli chiesi, ma perché ci fai vedere questa fotografia? Lei aveva fatto la foto della foto. E lei ha detto, l'ho fatta perché quando l'ho vista ho pensato che un tempo anche voi eravate come noi. Poi avete studiato, avete lavorato e adesso state meglio, adesso tocca a noi farlo. Aveva utilizzato questa è una pura metafotografia, no? Il racconto fotografico attraverso una fotografia. Aveva utilizzato una fotografia di una fotografia per parlarci di qualcosa. Da quel momento non si è più staccata dalla sua macchina fotografica. Anche questo non c'entrava granché, però mi faceva piacere dirvi un altro tassello, un altro esempio delle nostre attività sul campo. E di queste cose le facciamo un po' ovunque in giro per il mondo. Ecco, dico anche un'altra cosa. 2 anni fa abbiamo fatto un altro progetto bellissimo. Siamo andati in un centro per senza dimora a Roma, un centro diurno di accoglienza, si chiama Binario 95. Se capitate a Roma fatemelo sapere, vi ci porto perché è un posto bellissimo, bellissimo, triste. Però sono molto bravi loro, sia i loro ospiti che i volontari. E siamo andati a installare uno studio fotografico per una giornata. Abbiamo giocato a fargli dei ritratti fotografici, con tanto di luci, fondali, cose varie. Siamo andati la mattina per vincere un po' la loro ritrosia, la loro timidezza, abbiamo portato le pizze al taglio, le Coca-Cola, i cornetti, cose varie, e solo alla fine, nel pomeriggio, abbiamo cominciato a scattare. All'inizio ovviamente erano molto timidi, eccetera, eccetera, però il giorno prima era andata una ragazza volontaria, tipo truccatrice, per aggiustarli, si era messa a disposizione per le signore, per le ragazze, per truccarle, per renderle più carine. Si sono divertiti così tanto, si sono aperti, è stata una giornata straordinaria di racconti anche, di gioco con le macchine fotografiche. Quando poi abbiamo stampato a nostre spese le fotografie, le abbiamo incorniciate a nostre spese, le abbiamo portate, si sono iper emozionate. C'è una signora un po' più grande, ucraina se non sbaglio, o italiana, non mi ricordo, ma parlava, farfugliava un po' di parole, è venuta col suo quadretto, le cornici di Ikea, perché poi non abbiamo soldi, noi abbiamo potuto comprare giusto quelle, no, quelle classiche, così. Aveva le lacrime, aveva gli occhi un po' lucidi, diceva, a me nessuno ha mai fatto un regalo in vita mia. È già quello, e vabbè, ci sta. E poi ha detto, io comunque non sono questa qua, perché io non ho mai avuto questa luce negli occhi, in una fotografia, non ho mai avuto neanche una fotografia, non si era quasi mai vista bella, no? E io dissi, guarda, tu non solo sei questa, ma sei così bella come ti vedi in questa fotografia, te l'ho fatta io la fotografia, mi lo ricordo perfettamente. Già questo... Quando vennero, dopo qualche giorno, facemmo una grande mostra di foto collettiva a Palazzo Valentini, sul Forcenge, che è la nostra prima mostra collettiva in assoluto, ebbe un successone. E loro erano, era una mostra collettiva, quindi c'erano tante storie che riepilogavano il primo anno e mezzo di attività di sul Forcenge, tra cui delle grandi fotografie di questi ospiti di 1995. Su internet, su YouTube, gira un video, non girato da noi, ma girato dai loro volontari, questa associazione, della gita scolastica di questo gruppo di homeless alla nostra mostra. Loro erano impazziti, giravano col catalogo, dicevano, ah, questo sono io, guardavano le pareti, dicevano, quello sono io, quello sono io. E la gente, è quello che li ha fatti sentire importanti, li conosceva e li riconosceva. Improvvisamente loro, attraverso quelle fotografie, non erano più invisibili, erano conosciuti. Che per gli homeless, quando si parla di invisibilità sociale, questa è la cosa più importante. Anche se... Da un certo punto di vista bisognerebbe, io sono convinto, bisognerebbe lavorare anche dal punto di vista semantico e abbandonare la parola invisibilità sociale e usare la parola cecità sociale, perché non è colpa loro essere invisibili, è colpa di chi non li vede, perché stanno là, stanno a terra, ce l'abbiamo sotto i piedi tutti i giorni. Loro per la prima volta, grazie a quelle fotografie, erano visibili, conosciuti, riconosciuti, attesi in quel luogo. Dopo qualche settimana ci arriva un'email che ho pubblicato sul sito del responsabile di quel centro di accoglienza dicendo, guardate, da quando ve ne siete andati, quel gruppo di persone, ogni giorno, si veste meglio, si lava ogni giorno, le signore cercano di truccarsi come possono, si portano sempre appresso quelle fotografie, fanno gruppo tra di loro. E quando gli chiediamo come mai, loro dicono sempre, 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 e ancora adesso, per sfottoci ce lo dicono queste persone quando le incontriamo per strada, vogliamo rimanere belli come in queste fotografie. Guardate cosa può fare una fotografia, a noi non è costato nulla, è costato i 2,5 euro, 3 euro per una cornice fotografica, per una stampa digitale, è pazienza. Ma loro ha cambiato, non dico la vita perché stanno sempre in mezzo alla strada, poi poveracci, però ha cambiato la percezione che loro hanno di se stessi. Già il solo fatto di vedersi in una fotografia, belli come non si sono mai visti, e vedersi accettati, conosciuti e riconosciuti, ha potuto cambiare il loro microcosmo. Anche questo non c'entrava granché.
o meglio, in effetti c'entra più di tante altre cose, sì, sicuramente, però non è quello di cui vi volevo parlare. Sempre parlando di rifugiati, ci siamo resi conto, anche qua sembra una banalità, ma le banalità poi sono banali perché racchiudono delle verità, no? Abbastanza semplici e elementari, che rifugiato non è un sostantivo, è un aggettivo. Sono persone rifugiate, sono persone che prima erano altro, arrivano qua e per noi sono semplicemente rifugiati, come se fossero dei sostantivi. Invece no, magari erano persone che avevano prima un'altra creatività, sono persone che facevano tante altre cose. Sono ex giornalisti, ex fotografi magari, perché no? Nei nostri lavori sul racconto del fenomeno dell'immigrazione, anche clandestina, dei rifugiati, dei centri di accoglienza, piano piano abbiamo cominciato a scoprire queste persone che prima erano altro e adesso sono semplicemente considerate rifugiate. Ad esempio questo ragazzo si chiama Kaiser, l'ho fatto recentemente, qualche settimana fa, è pakistano, è ragazzo, cioè la mia età, c'era 40 anni, io ho 42, in Pakistan, lui è arrivato in Italia 4 anni e mezzo, quasi 5 anni fa, era un noto giornalista di una nota agenzia, Asia News, un'agenzia europea, che lavora lì a Jalalabad, se non sbaglio, e non è musulmano, e non essendo musulmano, la sua battaglia personale dell'informazione era parlare della legge pakistana sulla blasfemia. È una legge in base alla quale se l'imam o qualcuno ti dichiara che tu sei blasfemo, puoi essere imprigionato senza processo, puoi essere addirittura giustiziato e così via. Lui con questa battaglia sulla blasfemia, con alcune fotografie, soprattutto con i suoi racconti, con questa agenzia internazionale, è diventato molto famoso, aveva vinto dei premi in Canada, era conosciuto anche all'estero. Improvvisamente il governo, diciamo, l'establishment si accorge di lui, dall'oggi al domani il suo direttore dell'agenzia lo chiama e dice tu domani parti perché ti stanno dichiarando blasfemo. Ha dovuto nascondere in un villaggio la sua famiglia, lui non aveva mai avuto problemi di soldi, aveva di soldi, la moglie era un insegnante in una scuola, il papà aveva un phone center, sapete quelli dove vendono le schede telefoniche, dove ci si collega a internet in quei paesi. Li ha nascosti in un villaggio, il direttore dell'agenzia gli ha prenotato un aereo per l'Italia, il giorno dopo era in Italia, adesso fa da 5 anni sagrestano nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma. Lui mi dice sempre, io non scrivo più, non faccio più fotografie, pazienza, ma almeno sono vivo. Meno di un anno fa si è ricongiunto con la famiglia, ha fatto arrivare la moglie e i bambini, si stanno integrando, ma lui non scrive più. Tra qualche settimana ricomincerà a scrivere sul sito di Shift4Change e faremo insieme di nuovo questo racconto sulla blasfemia, probabilmente con un nickname, con uno pseudonimo, ma continuerà a ricominciare a farlo. In questi racconti abbiamo scoperto, poi in queste ultime settimane, su qua si vedono poco, tutta una serie di personaggi sono a Roma rifugiati, c'è Isabel, che era una giornalista colombiana, ha sempre parlato contro certe cose, adesso non vi svelo, ma ha fatto certe battaglie per la quale l'hanno sequestrata 2 volte, l'hanno violentata diverse volte, lei è una persona anche piuttosto conosciuta in Colombia, adesso sta a Roma, anche lei non scrive più, non fa più le sue battaglie. Un altro ragazzo, Aways, aveva un cinema in Senegal, gli hanno fatto chiudere, è scappato, adesso fa il mediatore culturale in un altro centro di accoglienza per rifugiati. Piano piano stiamo cercando di aggregare tutte queste altre creatività, cercando di dare spazio alla loro voce, al loro racconto creativo, e cerchiamo di fare una sorta di spin-off su Shift4Change. Ad esempio c'è, per quanto riguarda la fotografia, Ali, che se poi ci vedremo su internet, su Facebook, ve lo presento, il suo nick è Ali Nikon. Lui era il fotografo di Tariq Aziz a Baghdad, è giovanissimo, cioè era il fotografo e cameraman, a dire la verità, più che oltre ad essere fotografo, ha 37-38 anni, è giovane. Altro. Lui è arrivato da poco in Italia, dopo varie peripezie, ha detto a me non importa, a me voglio solamente continuare a fare fotografie, voglio frequentare altri fotografi, ci vediamo quasi ogni giorno, cerchiamo di fargli avere qualche lavoretto, di coinvolgerlo. È una persona che lui viveva per la fotografia, non aveva comprensione piena di quello che stava raccontando quando era a Baghdad, adesso però è semplicemente un rifugiato e stiamo cercando di aiutarlo. Questo è il pezzo forte adesso. Adesso una notizia che vi do in anteprima, non è ancora pubblica. Noi non abbiamo una sede, non abbiamo un ufficio, non abbiamo un 4 mura. Come dico spesso nelle altre interviste, noi siamo molto 2.0, 3.0, molto yeah, molto fighi, molto social, no? Siamo in mezzo alla strada, perché fa molto figo da dire, poi nelle interviste fai molto... In realtà è una minchiata, perché poi una sede ti serve, un ufficio ti serve.
ti serve, perché va bene lavorare a casa, però arriva un punto in cui tua moglie ti caccia a calci in culo, giustamente fa bene. In realtà mi dicono spesso che io faccio tutte queste cose perché quando tra un po' non avrò più un tetto sopra la testa, io ho amici un po' ovunque, tra i centri rifugiati e homeless a Roma e in giro per l'Italia, quindi ho dove andare, ma scherzi a parte. Finalmente abbiamo individuato una sede, che è un grande capannone industriale nella periferia di Roma, un po' lo scenario un po' tipo Brooklyn, Dumbo, sotto il ponte di Brooklyn, no? Questi grandi warehouses, questi grandi capannoni industriali, open space, un po' tipo questo qua, no? Questo è fighissimo, magari è una cosa del genere, ma diciamo, è grande. La settimana scorsa Google Italia, dietro una proposta di un progetto da parte mia, ha accettato entusiasticamente, ci darà un po' di soldini per cominciare a metterlo a posto, anche se è una goccia nel mare, però questo ci responsabilizza per poi fare meglio noi, per renderlo, creare quella che noi chiameremo la casa di raccontastoria. E sarà un posto dove non tanto la gente verrà per vedere quanto, anzi, no, scusami, cioè non sarà così, per vedere quanto siamo fighi noi, ma verrà a dirci quanto sono fighi loro, quanto sarete fighi voi, venite a raccontare le storie che volete raccontare o che avete già pronta, che volete raccontare con noi. E soprattutto, e questa è la parte, diciamo, che mediaticamente è la parte più figa, perché quando uno dice una cosa del genere dice wow, quanto siete fighi, noi possiamo venirvi a dire quanto siamo fighi, che è così, però si vende anche molto bene, fra virgolette, però è effettivamente così. La cosa però qualificante, e la mia visione, il nostro progetto, è che sarà un posto dove noi formeremo gratuitamente questa gente. Noi stiamo già andando in giro per i centri rifugiati a Roma e dintorni per trovare i giovani talenti, i giovani creativi, i ragazzini che magari afghani, anche minorenni, che arrivano e hanno propensioni per la fotografia, per la comunicazione, o che magari sanno girare un video, vorrebbero imparare a scrivere, a fare i giornalisti. Li formeremo gratuitamente grazie a questi sponsor e gli daremo una chance. Con un'operazione che sia di creatività ma anche di integrazione sociale. Un grosso sponsor, tipo Sky, ve lo dico, stiamo trattando con Sky, non ci daranno una lira, però stanno probabilmente accettando, lo saprò domani mattina, che i migliori formati da noi, di questi ragazzi rifugiati, andranno a fare degli stagi a Sky e eventualmente se la giocheranno per avere un lavoro. Quindi vedete, per noi la fotografia sociale non è solamente il racconto di un disagio o di una storia negativa o positiva, perché si racconta la storia negativa di un rifugiato, ma si racconta anche e soprattutto la storia positiva di chi l'aiuta in maniera creativa. Ma noi vogliamo dare qualcosa in cambio, vogliamo portare un vero cambiamento per queste persone. Quindi sarà un grande posto dove altre creatività, o altrui creatività, o di creatività di altrove, si uniscono alle nostre in un'operazione di sincretismo creativo e culturale, shakeriamo il tutto e vediamo cosa succede. Parliamo adesso delle storie. Che volete fare una pausa di 5 minuti o che dite? Siete esausti? C'è ancora luce fuori, dai. Bevo un attimo il sorsetto. Come sta andando? So che menti. Male, eh? Tanto poi l'amicizia su Facebook me la chiedete poi. Scherzo, sono così, fa cazzo. Ho scritto, si può anche raccontare il dolore. Prima avevo scritto, si può raccontare l'altra creatività, ma si può anche raccontare il dolore. E ovviamente anche in questo caso le battaglie che non si scelgono. Questa storia, avete visto questa storia di Angelo Merendino, no? Storia forte, no? Ora, ma quanto è figa questa... Avete mai visto le presentazioni Prezi? Sapete, no? Sono fighissimi, io mi ci sto divertendo da morire. Certe volte mi invento le presentazioni giusto per il gusto di muovermi all'interno delle fotografie. Angelo Merendino è un giovane fotografo americano, non era un professionista, di fatto lo è diventato. È diventato un fenomeno da qualche giorno, poi da qualche giorno, poche settimane, è diventato un fenomeno virale su internet, di evidenti origini italiane, ma eppure era americanissimo. Non era mai uscito dagli Stati Uniti fino a qualche mese fa, quando ci siamo incontrati, è venuto a trovarci a Roma per una serata di Shoot for Change e perché l'abbiamo esposto questo suo lavoro al Festival di Fotografia Sociale di Perugia. Lui, prima di diventare l'Angelo Merendino di oggi, era un batterista di un gruppo punk rock abbastanza conosciuto americano e girava per tutti gli Stati Uniti suonando il punk, iper tatuato, così. Improvvisamente, un giorno, conosce la sua futura moglie, Jennifer. E vi presento Jennifer, detta anche Jen. Si innamorano perdutamente, come auguro a tutti quanti di fare. Si sposano, vanno in viaggio di nozze, rientro del viaggio di nozze dopo un mese, Jennifer scopre un tumore. Comincia tutta la trafila, la chemioterapia, la battaglia, non aveva scelto quella battaglia. Jennifer guarisce da quel tumore.
guarisce da quel tumore, le cose sembravano andare bene, improvvisamente nuova, cioè metastasi, di cui si scopre la metastasi, Jennifer fa una battaglia. Durante la battaglia contro il tumore, Jennifer chiede ad Angelo Merendino, che aveva la passione per la fotografia, di raccontare cosa significava non solo combattere il cancro, ma anche vivere con qualcuno ammalato di cancro in casa. E un po' statisticamente, un po' tutti quanti noi, chi più chi meno, sappiamo cosa significa. Se abbiamo la fortuna di non averla vissuta sulla nostra pelle, abbiamo purtroppo l'ineluttabile sfortuna di conoscere qualcuno che ci è passato, che ci sta passando, o che sicuramente ci passerà, perché statisticamente ci si passa purtroppo da queste cose, e quindi molto spesso si tende a non considerare quanto è difficile avere qualcuno, perché è ovvio che ci si dona al 100% alla persona che è ammalata in casa, ma è oggettivamente molto difficile vivere, anche perché poi, soprattutto nel suo caso, lui mi diceva all'inizio, quando Jennifer ce la faceva attraversare dal West Side all'East Side di New York con gli autobus per andare all'istituto oncologico, lo facevamo con gli autobus, con la metropolitana. Poi man mano che diventava sempre più debole dovevamo prendere i taxi, e farlo in continuazione non ce la facevamo più economicamente. Allora gli amici hanno cominciato a fare delle raccolte di soldi per noi, per aiutarci. Quindi ha raccontato un po' tutto questo che circondava. E lui mi diceva che era difficilissimo, ovvero, fotografarla, però cercava sempre di fotografarla sia nei momenti di dolore che nei momenti di più o meno spensieratezza, quando anche cercava di portarla al mare, quando nei percorsi, nei momenti in cui veniva, vedete, si spostava in città chiedendo un taxi e la gente magari la osservava perché era calva, Jennifer. In tutte le sue fotografie però, miracolosamente, Jennifer rimaneva molto bella. Lui ha sempre rispettato istintivamente, lui mi ha detto, io non mi rendevo conto che rispettavo la sua bellezza e la sua femminilità, però lo faceva istintivamente. Lui mi diceva molto spesso, non ce la faceva a fotografare, perché gli piangeva il cuore vedere sua moglie che amava tanto ridursi in questa maniera durante la sua battaglia. Scattava, mi diceva, di pancia, distinta, e molto spesso anche proprio letteralmente di pancia, senza vedere, scattava così, perché lei lo pregava di farsi fotografare. C'era una volta in cui lui mi ha detto, dopo della serie di iniezioni aveva degli spasmi, mentre dormiva si muoveva così, si era svegliato e ha detto, stai fotografando, continua a fotografarmi, per il piacere, perché la gente deve sapere che cosa significa. Ha continuato a raccontarla, anche nei momenti di dolore, durante la chemioterapia, nei momenti in cui perdeva i capelli nel letto, e fino alla fine è sempre stata bella. Questa è un'immagine bellissima, in cui pochi giorni prima di morire, è morta, Jennifer è morta, alla fine è morta, pochi giorni prima di morire lei ancora si curava le unghie, si metteva lo smalto. L'abbiamo conosciuto perché un anno e mezzo fa, più o meno, abbiamo fatto una mostra collettiva a New York, in una galleria fotografica di Soho, il cui proprietario si era innamorato di Sue Fortune e ci ha messo gratuitamente a disposizione la sua galleria per tutto un mese a New York. Facendo una ricerca di storie interessanti, forti, ci scrive questo ragazzo dicendo, io, mi è morta mia moglie da poco, l'ho preso come mio impegno personale raccontare questa storia. Lui ha smesso ovviamente di suonare, ha dedicato la sua vita alla fotografia adesso, perché con tutti i proventi delle mostre, dei libri, che sta pubblicando un libro su di lei, si sta creando una sua piccola no profit che aiuterà i malati, le famiglie che hanno malati di cancro in casa, comprando gli abbonamenti per la metro, per i taxi, i voucher, per i servizi di chi porta la spesa a domicilio, cioè tutte quelle piccole, apparentemente piccole cose, ma che facilitano la vita di chi ha altro che pensare, no? Le battaglie che non si scelgono, si combatte una battaglia, ma c'è tutta una parte di vita che va vissuta però quotidianamente, e lui ha dedicato la fotografia su questo. Quindi esponemmo le sue fotografie, la gente lo conobbe, un'altra galleria di New York decise, gli propose di esporre una sua personale su tutta la storia, salvo chiuderlo dopo un giorno e mezzo, due giorni dall'inaugurazione, perché alcuni clienti di passaggio dalla galleria ritenevano alcune di queste immagini troppo forti, troppo impegnative per il gusto, per il perbenismo statunitense. E allora chiusero la mostra. Lui me lo disse, queste cose mi fanno girare proprio le palle, non si fanno, queste cose non si fanno. Allora, siccome rientra nella libera decisione di una galleria, se esporre una storia, se esporre una mostra, devi portarla fino in fondo, no? Quello che vi dicevo all'inizio, il rispetto delle storie. Quando si rispettano le storie bisogna portarle fino in fondo. O non si raccontano, o se si raccontano, si raccontano fino alle estreme conseguenze. Fece un post dicendo, adesso ci facciamo carico noi di questa storia. Cominciamo
a martellare, la pubblichiamo su Repubblica, su Repubblica.it, la storia girò tantissimo, l'abbiamo fatto venire qua al nostro ospite al Festival di Fotografia Sociale di Perugia e adesso è ovunque, ovunque, ovunque su internet. Tanti giornali lo pubblicano, mostre su, mostre giù. Jennifer è diventata l'icona della battaglia col cancro, attraverso semplicemente delle fotografie. E lui ha abbandonato qualunque cosa e ha dedicato adesso tutta la sua vita al racconto fotografico. E vi ho detto, noi siamo raccontastori, in realtà non siamo assistenti sociali, non siamo operatori sociali, molti di noi fanno altri lavori, e non facciamo altro che raccontare storie. A noi piace ricordare che noi raccontiamo le piccole storie, quelle che in effetti cambiano il mondo, delle piccolissime storie di prossimità. Il nostro slogan è Shoot Local, Change Global, no? Cioè raccontiamo le storie di prossimità, soprattutto su cosa succede sotto casa e di chi lo fa, di chi porta un reale cambiamento positivo a chi soffre, con la fotografia, lo raccontiamo. Cioè, Milton Rogwin, un famoso fotografo, anziano, adesso morto da diversi anni, diceva i ricchi hanno i loro fotografi. A noi piace sostenere che di essere i fotografi tutti gli altri, noi raccontiamo tutti gli altri, perché voi sapete, come vi ho detto fino adesso, ci sono storie e belle idee che devono essere raccontate e noi non ci fermiamo mai di raccontarle fino alla fine. Questa parte è finita, se ci sono domande, altrimenti poi vi racconto cosa è successo in Afghanistan, in maniera leggera, divertente, in pochi minuti e poi ci salutiamo. Va bene? Domanda? Microfono, sì. Ah, e poi vi faccio vedere un video, poi vi faccio vedere la cosa. Sì. Sì. La prima è come vi comportate in merito alle liberatorie? Se ogni singolo fotografo si... In genere i singoli fotografi si occupano anche di questo, certo. Se riusciamo a organizzarci prima, cioè quando andiamo in un centro, in un'associazione a fotografare, ce la vediamo a livello centrale con le associazioni, in modo da avere una sorta di liberatoria complessiva e poi ci regoliamo di conseguenza. E anche dopo, una volta selezionate, facciamo sempre vedere le fotografie alle associazioni. In genere cerchiamo di non fotografare i bambini. Quando lo facciamo prendiamo le liberatorie non solo delle associazioni ma anche di chi, dei tutori legali. Ci sono delle condizioni, è inutile dirlo, ci sono delle situazioni in cui non si ha la liberatoria e bisogna un attimo soppesare in maniera pragmatica l'importanza del racconto di quella storia con l'esigenza di tutela di quell'immagine. Per nostra natura noi cerchiamo sempre di non fare leva sul sensazionalismo e sull'utilizzo, diciamo, cinico e retorico del dramma, del dolore. Quindi, chi ci conosce sa che se raccontiamo queste storie lo facciamo in maniera degna, dignitosa e in ogni caso al primo accenno di critico, se qualcuno ci chiama e dice no, preferiamo che queste immagini non ci siano, preferiamo togliere la storia dalla circolazione piuttosto che aumentare traffico e volume. Però in genere quindi o se la vedono direttamente i singoli fotografi e poi ci presentano le liberatorie, oppure contattiamo noi l'organizzazione e cerchiamo di fare una liberatoria quadro all'interno della quale poi regoliamo singolarmente i rapporti. Però è ovvio, la liberatoria è uno dei problemi principali per chi fa fotografie sociali soprattutto. Per noi prevale il soggetto, quindi se la persona non è sicura al 100%, non scattiamo. Se non ci autorizzano, no, ovviamente no. Preferiamo non farlo. Su certi nomi, magari quelli un po' più conosciuti, se ci propongono dei reportage e ci dicono che hanno la liberatoria, presumiamo che ce l'abbiano. Facciamo tutti così, inutile, insomma. Poi è responsabilità del fotografo che ce l'abbia. Sì, poi è anche responsabilità mia però, perché in quanto poi capo di tutta questa ambaradam è anche responsabilità mia. Però ci sono momenti in cui me la prendo volentieri perché è importante raccontare certe storie. Un'altra domanda, so bene, per quanto ho compreso, fotografate per il cambiamento, ma avete mai pensato di cambiare anche le cose belle, fotografare quello che c'è di bello? Visto tutto che le quello storie che raccontiamo sono... è bello. Tutto quello che raccontiamo, bello, no, nel senso la... Sì, tutto quello che raccontiamo è bello, perché noi non raccontiamo solamente gli homeless di un centro di Binario 95 o non raccontiamo solamente le rifugiate o i rifugiati di un centro, noi raccontiamo la storia dei volontari che l'aiutano. Perché noi con queste storie raccontiamo il bello dell'impegno sociale, convincendo la gente che con poco si può fare tanto, convincendo la gente di prendere una posizione e di avere un ruolo attivo nel cambiamento sociale. Poi raccontiamo di cose belle, bellissime, raccontiamo dai mondiali antirazzisti in Emilia Romagna che fanno ogni anno la WISP italiana, cioè l'Unione Italiana Sport per Tutti, mette in piedi ogni anno un evento sportivo non competitivo dove squadre, non so, dai i rifugiati, gli homeless di Binario 95 contro i bambini del Sarawi, i transgender di Bologna contro gli ultras della Lazio, per una sorta di grande Woodstock sportiva per veicolare messaggi sociali. Lo facciamo.
quest'anno, per esempio, sempre con la WISP, abbiamo avuto in esclusiva la possibilità di fotografare gli eventi giovanili in Roma e dintorni, vendere le foto, tipo le gare di ginnastica artistica o ritmica dei bambini e delle bambine, no? Vendere con delle postazioni le fotografie al momento e guadagnare da quei soldi, utilizzare quei soldi per i progetti sociali. Raccontiamo lo sport, cose positive, con i soldi che guadagniamo, che sono abbastanza, stiamo sostenendo le spese dei nostri fotografi per andare a raccontare in Emilia Romagna il post-terremoto, quindi alla fine è una partita di giro. È un'attività bella, positiva, ludica, che ci serve per raccontare cose meno belle. Quindi stiamo piano piano diversificando per adottare anche un registro più creativo, più positivo al racconto sociale. Sì, certo, poi il bello è un punto di vista, come anche il più. Il bello è il punto di vista. Io credo che anche nella situazione più di merda della vita c'è sempre quella piccola la scintilla di positività, di vita che vale la pena raccontare, quello è il bello. Poi il bello bello è anche porre, cioè è troppo facile, sta là, è il bello bello, è facile, sono tutti bravi a raccontare il bello bello, come tutti sono bravi a raccontare il brutto brutto, perché il brutto brutto è ugualmente facile da raccontare quanto il bello bello, scusate un po' il gioco. La vita però è fatta di ombre, di sfumature, è là che c'è la vera abilità, è raccontare quella zona di faglia, quella zona di rottura, quella zona di passaggio tra il bello bello e il brutto brutto. Grazie. E di che? Allora, questo è un messaggio che ci ha indirizzato Monio Vadia. Questo è un saluto. Devo cercare di capire come si fa tutto schema, non ci riesco, ce lo vediamo così. Dopo il nostro documentario sull'Aquila, Monio Vadia, che è un nostro fan, ci ha tenuto a inviarci un messaggio che spiega perché è importante raccontare storie. Dura 2 minuti, vediamo questo e poi parliamo dell'Afghanistan. A voi volontari, il volontariato è il cuore massaggio della dignità di questo paese, perché le pubbliche istituzioni lasciano talmente desiderare che se non ci fosse il volontariato, questo paese praticamente su un mare di merda. Voleva dire merda, se è frenato. Allora, grazie per quello che fate, lo fate per tutti noi. Raccontare storie è il senso stesso del cammino dell'uomo. Un detto hassidico, il misticismo ebraico del centro-est Europa, dice: Dio ha creato l'essere umano perché amava sentire raccontare storie. Dunque, dobbiamo saper raccontare storie se vogliamo meritarci il posto che ci è stato dato su questo pianeta. Nulla racconta l'uomo più delle storie che l'uomo racconta su se stesso. Non l'ho ancora capita, ma è fighissimo questo. Significa entrare in se stessi. Raccontare significa consegnarsi al futuro. Raccontare significa portare il passato nel presente e nel futuro. Non possiamo risarcire il passato se non raccontandolo, perché non cade all'oblio. Allora quando pensiamo a coloro che sono stati martirizzati, che hanno sofferto, che raccontano di portare alla risurrezione, perché la risurrezione dei morti, come dicevo nel principio, non è prerogativa dei morti, ma la risurrezione dei significati e del senso, questo sì. Non è male questo, eh? Nel frattempo ho saputo che ha vinto la Lazio il derby, porca miseria. Va bene, va bene, va bene. Sì, la Juve ha vinto lo scudetto, va bene, sì, sì. Dopo un po', io non sono un tifoso di calcio, ma dopo un po' che vivi a Roma entri un po' in tutta questa atmosfera del derby. Ok. Qua andiamo molto veloce, in pochi minuti, perché siamo tutti quanti stanchi. Abbiamo giusto 3 ore ancora, quindi facciamo giusto una cosa veloce, veloce. Lasciamolo caricare. Io non sono un fotografo di guerra. Non mi interessa fotografare la guerra, non la saprei fotografare, non la so fotografare, non l'ho fotografata quando sono andato in Afghanistan. Sono andato però in Afghanistan, embedded, come si dice in genere, no? Poi c'è qualcuno che dice più che embedded, uno è embedded, perché a furia di andare integrato con una certa con una parte, vedi solamente il loro punto di vista, no? Vai a letto con, no? Ed è vero.
Però l'anno scorso, qua è lentissimo, vabbè, ci arriveremo, ce la faremo ragazzi, eh? Ce la faremo, vediamo se una presa, no, questo ho sbagliato qualcosa, intanto andiamo qua, ma ve la racconto. L'anno scorso ero, no, perché l'anno scorso, meno che un anno fa, no, l'anno scorso sì. Evidentemente sono un po' distratto da questo, scusatemi che sto cominciando a far fugliare le cose. Qua bisogna invocare quello che ho imparato a essere il santo protettore dei computer che si bloccano, cioè San Chiummato, vero? Che voi alto salentini dovreste conoscere. Dice, ah, San Chiummato il computer. San Chiummato io lo invoco sempre, quando vedi qua dice San Chiummato, si può anche chiummato tutto, vabbè. Lasciamo qua. Ero a pranzo con un amico dell'ambasciata americana a Roma. L'ambasciata americana ci segue per tanti motivi, abbiamo tanti membri americani, anche molto famosi, sono dei nostri grandi fan. Ero a pranzo con il vice ambasciatore, il numero 3 dell'ambasciata, e così scherzando e ridendo, tra una pizza, una birra e l'altro, ho detto, ma Ben, secondo te è possibile? È partita pure la mail, vabbè, non tocchiamo più nulla, facciamo così. Tu Danilo conosci il tuo computer? No, ho fatto così. Lascia. Ok. Il progetto si chiama Kabul Express Fractured Zone Afghanistan. E in altre parole è la cronaca di quella che io ho ritenuto una scelta avventata. Dicevo, ero a pranzo con questo signore, scherzando e ridendo, disse, ma Ben, c'è la possibilità di andare embedded in qualcuna delle vostre attività sul campo, che sia Afghanistan, Iraq o qualche altra cosa? Sono curioso di raccontare tutto ciò che succede parallelamente alle azioni di guerra, no? L'ho chiamato fracture zone, che in inglese significa le zone di faglia, quelle che si sviluppano quando ci sono dei terremoti, per esempio, no? Che dal punto di vista sociale sono quelle che io ritengo essere le zone più interessanti, perché zone o di momenti di conflitto o di tensione sociale, la gente reagisce sempre alla stessa maniera, un certo tipo di gente, reagendo in maniera positiva. Volevo cominciare a fare, questa è la prima tappa di un lavoro sulla resilienza in giro per il mondo. E non se ne parlo più. Lo scorso gennaio, evidentemente non questo, l'anno scorso, ero a New York, ero andato per delle visite, degli incontri a New York, arriva una telefonata dall'ambasciata americana, dice, ah, lei è il dottor Amendo? Ha detto, sì, la chiamiamo in merito alla sua missione in Afghanistan. Missione in Afghanistan. E comincio a recuperare quella conversazione con questa persona, dice, mazza quanto sono stato proprio un pirla che gli ho detto che volevo andare in Afghanistan. E mi ha detto, ma lei è ancora disponibile, è ancora interessato? Scena, diavoletto che diceva, no, no, non fare cazzate, non sei un fotografo di guerra. Anzi no, il contrario, l'angioletto diceva non fare cazzate, gli avevo detto ovviamente sì, no, sì, no, sì, in una frazione di secondo ho detto sì, ovviamente, no, ho detto sì, e da là comincia tutto quanto. Il giorno stesso comincio a scrivere sul blog, antoniamendola.com, c'è cioè la sezione blog, tutto il blog, tutta la mia esperienza di come mi sono avvicinato a diventare un blogger embedded in questa unità militare dell'ISAF negli Stati Uniti. Il blog, l'hashtag era Kabul Express, Kabul scritto C-A-B-O-O-L, che è l'antico nome della capitale afghana, e ho cominciato a raccontare così. E comincio a raccontare come è iniziato, come mi preparavo, c'è questo detto americano che recita if it bleeds, it leads, cioè se c'è sangue fa notizia, che è un po' quello che conosciamo tutti quanti noi, no? L'informazione si basa sul sensazionalismo della notizia. Se non c'è sangue, se non c'è una notizia sensazionale, violenta, un dramma, nessuno compra la notizia. Io volevo andare per vedere se riuscivo a contrastare un po' questo detto e riuscire a raccontare, vedere qualcosa che mi potesse dire c'è altro in Afghanistan durante la guerra. Parlavo dell'empatia, cominciavo a raccontare su come ci si prepara. Mi ricordo che telefonai a Cito, l'amico Cito che avete conosciuto stamattina. Lui è un grandissimo fotografo di guerra, lui è fantastico, perché nel modulo che mi avevano fatto firmare c'era scritto devi portarti il tuo giubbotto antiproiettile, il tuo elmetto. Io dico, dove cazzo si compra un giubbotto antiproiettile e un elmetto, no? E scrisse proprio sul blog, qualcuno sa dove si compra un giubbotto. Telefonai a Cito, dice, senti, ma tu me lo puoi prestare? A parte il fatto che io sono più grosso di lui, non mi serve.
Lei ha fatto, guarda, sì, volentieri, ma così, tutti quanti quelli di cui domandavo, ho capito che anche dal punto di vista scaramantico uno si tiene i propri, no? Perché non si fa. Vabbè, allora dico, ma mi vado a informare, faccio tutto un post, mi collo sul blog, dice, allora, questi costano così, così, così. Ci sono poi quelli più cari, sono quel tipo di estintori, vanno fatti, va fatto una pezza di richiamino ogni 2 anni per controllare la tenuta, la classe 5, classe 4 per le schegge, per i proiettili, un casino. Chiamo l'ISAF e dicono, beh, in via eccezionale ti diamo noi il nostro. Quindi ho cominciato a bloggare per mesi tutte queste storie qua. Sono pronto, prima di questo, sono pronto alla partenza, vedete qua, mission aborted, la prima volta è andata male. Parto il giorno in cui un soldato americano, vi ricordate quando bruciò il Corano nel nord dell'Afghanistan? È successo un casino. Quella mattina, io ho un ufficio stampa sul Forcenge, questo ragazzo che in maniera cinica si divertiva a mandarmi tutte queste agenzie, mi stava terrorizzando dalla mattina, no? Io già stavo in paranoia, dicevo, sto andando, che cazzo sto facendo? Mia moglie diceva, ma sei sicuro? Ah, parentesi. Quando dico a mia moglie vado in Afghanistan a fare fotografie, lei dice, io mi aspettavo, ma no, ma che cazzo fai, dove vai? Neanche non stai guardando in diretta. E dice, no, vai pure, vai pure, vai pure. Dopo qualche giorno dico, guarda, ho controllato la mia assicurazione sulla vita, pare che non copra le zone di guerra. Ah, ma allora pensaci, però chi te l'aspetta un attimo? Poi invece ho risolto con l'assicurazione e il range temporale era solamente 15 giorni di copertura nelle zone di guerra. Infatti sono stato solamente 11 giorni perché volevo tenermi 3-4 giorni di tampone in caso di problemi con i voli, no? Tant'è che ho pensato, se mi arrestano, cioè se mi sequestrano, devo chiedere al talebano se può retrodatare magari le eventuali cose, insomma. E scrivevo tutte queste cose, quindi è stato anche divertente. Ho scelto un registro leggero per raccontare. Insomma, arriva il giorno, io arrivo in ufficio, da me, parcheggio la moto in ufficio, salgo, non volevo prendere un giorno in più di ferie, avevo un aereo nel pomeriggio, così. Alla fine tutto vestito figo, da guerra, sciarpetta, la cosa, no? Tra l'altro era inverno, quindi erano tipo meno 20, era l'inverno più freddo dopo, da 20 anni a questa parte, a Kabul, un casino. Avevo speso un sacco di soldi in cose tecniche, in fibre leggerissime, bagagli a mano, faccio ai miei amici, vado in guerra, vado a fare il figo, se va. Dopo qualche ora sono tornato in ufficio. Vado a Fiumicino, faccio il check-in, entro nel finger dell'aereo, nel frattempo continuano ad arrivarmi queste agenzie stampe dell'ambasciata americana a Kabul in lockdown, cioè il lockdown è quando in caso di pericolo si chiude tutto quanto, chi è fuori fuori, chi è dentro, perché erano assediati dagli afghani, giustamente incazzati, scontri a fuoco, eccetera, eccetera, feriti. Io dovevo andare non direttamente a Kabul, dovevo andare prima a Bruxelles e poi in Olanda per fare i briefing di 2 giorni alla sede principale, headquarter dell'ISAF, il comando delle forze alleate, e poi da là sarei dovuto andare a Kabul. Entro a bordo dell'aereo, trovo il mio sedile, il mio posto, lascio la borsa, faccio per spegnere l'iPhone e trovo un'email dell'ambasciata americana, oggetto del messaggio don't leave, non partire. Corpo del messaggio, scendi subito dall'aereo, se puoi, mission aborted, troppo pericoloso. Io faccio, cazzo. E infatti ho scritto il posto, mission aborted, scena. Io completamente nel pallone, soprattutto il mio primo pensiero, ho detto, ma con che faccia torno in ufficio a riprendere la moto, che mi hanno visto, che ho fatto il gesto dell'ombrello, vado in guerra e torno con le orecchie abbassate e la coda fra le zampe, no? Chiamo, prima di sedermi così, chiamo l'ambasciata, non mi accorgo che dietro di me, sì, dobbiamo chiudere, sì, un'oretta. C'era un hostess che mi stava guardando, io dico, troppo pericoloso, sì, scendo subito dall'aereo, sì, l'ha detto l'ambasciatore, sì, scendo immediatamente. Chiudo, faccio per uscire dal finger, completamente nel pallone, l'hostess fa, ma lei dove sta andando? No, non parto più. E perché no? Ma no, mi ha chiamato dall'ambasciata, mi hanno detto di scendere subito, troppo pericoloso, tutto cancellato. Prego. Insomma, hanno chiamato il comandante, casino, eccetera, eccetera. La faccio breve, poi veramente. Dopo qualche mese ci riprovo, riparto e finalmente vado. E qua comincia la storia, velocissima, velocissima. Mi porto un po' tutto, la D800, una vecchia Nikon F2 a pellicola, perché non si sa mai cosa succede, no? In caso di problemi col digitale, esplosioni, cose varie, come tu sai bene che ti si è esploso il blindato, lui ha avuto lo stesso problema, lui ha raccontato, infatti sulla scorta della sua esperienza ho portato la F2, lui è andato in Afghanistan, è saltato in aria con il blindato, la digitale ha smesso di funzionare, ha fatto un bellissimo reportage a pellicola che gli abbiamo pubblicato a Roma e per quello ci siamo conosciuti con Danilo. E con l'iPhone, e ho cominciato a raccontare nei momenti in cui
Ah, partiamo, cominciamo dalla fine. Qua sì, dovrebbe esserci un video di un timelapse a Dubai, ma non ve lo faccio vedere perché non c'è tempo. Ho cominciato a raccontare con l'iPhone tutti i momenti in cui non potevo fotografare, non c'era spazio, quindi tipo un po' di street photography così, dove si dimostra che anche con l'iPhone, con i Pixamatic, si può raccontare qualcosa. Qua c'era, mi ricordo, c'era questa donna col burka che ferma al semaforo, mi aveva fatto un saluto così, si voleva far fare la fotografia, no? C'è così, sono un momento accelerando, ogni foto sarebbe una storia, ma cerco di non appesantire. Sempre con l'iPhone ho fatto dei video delle scene quotidiane, dei briefing con la mia scorta, per esempio, la mattina. Qua si è bloccato. Quando si camminava per strada in formazione per portarmi a fare un'intervista da qualche notabile del paesino, del paese. Qua eravamo a Farà. Vabbè, qua è come un coglione. Vado veramente veloce, mi dispiace. Vabbè, andiamo avanti. E tutto questo qua per dirvi che io quotidianamente bloggavo. Io avevo deciso di non nascondere nulla e di rendere, di farne un racconto emotivo giorno per giorno. Devo riconoscere che nessuno mi ha mai filtrato i contenuti. Io, l'ambasciata si conosce benissimo, io ho sempre detto, l'ha detto stampa all'ambasciata, Steven, tu sai cosa faccio, chi sono, come sono abituato a raccontare le storie. Quello che vedo, dico, quello che penso, riferisco e mi cintigno anche. Fai pure, sei liberissimo di raccontare. Ovviamente poi ho raccontato anche varie storie, le storie di alcuni militari della mia scorta e come ci erano capitati laggiù. Purtroppo mi dispiace, ma devo andare veramente veloce, vabbè. Anche dei militari afghani. Dei militari afghani che vengono addestrati nell'Accademia dell'Afghanistan National Army. Perché adesso quello che molti non sanno è che gli occidentali se ne stanno andando, ma chi sta morendo adesso sono i ragazzi afghani. Sono nella stragrande maggioranza dei casi persone, anzi nel 100% dei casi sono persone totalmente analfabete che lasciano i loro villaggi e vanno nell'accademia di addestramento e vengono innanzitutto, gli si insegna a leggere e scrivere. I numeri, a leggere e scrivere, l'alfabeto. I cui insegnanti sono a loro volta anche altri afghani. Piano piano si stanno riprendendo in mano il loro paese. Ho raccontato la storia dei loro insegnanti e così via. Ho cercato di raccontare anche storie parallele di questi afghani che addestrano i cani antimina. Questa persona qua, anzi questo, mi ha detto, adesso noi siamo afghani, tocca a noi ripulire il nostro paese. Voi ci avete insegnato come si fa. Adesso però vogliamo, anche a costo di rischiare noi di saltare in aria su una mina, ma noi vogliamo ripulire il nostro paese perché poi sono i nostri figli che giocano su quelle strade in questi campi. Queste sono le storie che mi piaceva raccontare. Questa è una storia, anche qua purtroppo non c'è tempo, ma una volta poi ve la racconterò con calma. Era un bambino in un ospedale di Changchara, nella provincia di Gwar. C'erano là tanti feriti, sia bambini che adulti, feriti dal mar fuoco, da IED, gli ordigni improvvisati, no? Agli margini delle strade. Mi giro e c'era questo bambino seduto così nel suo lettino che mi guardava incuriosito. In una frazione di secondo gli ho fatto una fotografia, l'ho raccontata, eccetera, eccetera, era piaciuta piuttosto in giro. Però, vedete, io se avessi voluto fare il figo avrei potuto dire questo bambino è stato, vedete, c'è una mano fasciata, è stato ferito dai talebani durante uno scontro, i suoi genitori sono morti, nessuno avrebbe verificato quella notizia. Io avrei fatto la parte del figo, invece ho raccontato la verità. Quel bambino si era fatto male giocando vicino a casa sua, come tutti i bambini, era là, era trattato esattamente come tutti gli altri. Questa foto non fa notizia. È una normalissima foto di un'immagine che si potrebbe vedere in qualunque momento a casa nostra. Quando si decide di raccontare in una certa maniera, in maniera franca, onesta e aperta, la storia va raccontata bene fino in fondo. E quando è una storia drammatica, si racconta la storia drammatica. Se il dramma non c'è, non bisogna raccontare il dramma dove il dramma non c'è. Poi, evidentemente, è quello che ti rende accountable, credibile e affidabile dall'opinione pubblica. Cioè il dimostrare che io vado a raccontare anche cose distoniche rispetto all'apparenza. Cioè io là avrei potuto dire qualunque cosa e nessuno mi avrebbe detto nulla. Invece ho dimostrato, invece questa è semplicemente una foto di un bambino che giocando magari a palla col fratellino si è fatto male. Poi evidentemente là c'erano anche altri bambini, questa sì è una bambina, è stata sparata dai talebani il giorno prima, con i genitori, lì anche questo qua, eccetera, eccetera, però
mi piaceva raccontare anche le storie dei bambini che attraversavano le montagne per settimane per farsi curare da alcuni medici veramente di frontiera. Ci sono persone straordinarie là che dedicano la loro vita per aiutare gli altri, sia stranieri che afghani. Ho raccontato le storie anche delle scuole per bambine. Voi sapete che il problema anche delle donne, delle bambine, le spose bambine, no? Bambine che vengono vendute a 6, 7 anni, 8 anni, massimo 10 anni, perché hanno un valore di mercato. I talebani impedivano alle famiglie di mandare, e ancora adesso in alcune zone lo fanno, le bambine a scuola oltre i 10, 11 anni, perché nella loro concezione, una bambina che va a scuola oltre quell'età diventa una bambina troppo colta. Una bambina troppo colta è una futura donna che si vuole emancipare, che non accetta di essere venduta, e quindi perde il valore di mercato. E allora impediscono. In quella zona là del Changcharai, i militari della base lituana Shield, la FOB Shield, avevano messo in sicurezza quelle zone per consentire ai genitori di mandare le bambine a scuola, e ce n'erano tante, 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 perché la gente aveva voglia di mandarle. E ho raccontato anche queste storie. Ho raccontato anche con un documentario, con delle interviste, la storia di questa Freshta Karimi, che è la prima attivista afghana che ha creato un'associazione di volontariato che forma le giovani avvocatesse afghane e danno assistenza gratuita legale alle donne vittime di violenza che si ribellano ai mariti che perpetrano violenza domestica. Questa poi siamo diventati iper amici. Mary Akrami ha vinto un premio, ha avuto una medaglia come donna più coraggiosa dell'Afghanistan da parte di Hillary Clinton 4 anni fa, perché è stata la prima donna a creare il primo shelter, il primo rifugio per donne vittime di violenza. Gliele dicono di tutti i colori a questa donna. Il governo qualche settimana fa ha detto che loro mettono in atto delle condotte immorali nel loro rifugio perché sono solamente donne, eccetera, eccetera. E lei mi ha detto, poi vedrete su un video sul mio sito, dice, voi dice il forcente, ma come altri l'informazione, dovete raccontare le nostre storie, la mia storia, perché quando non ci sarò più, quando verrò, era stato già esiliato in Pakistan un paio di volte, riesiliato, mi uccideranno. Voglio che resti traccia, magari anche sui social network, su internet, sui blog, di quello che stiamo facendo qua dentro. Vedete l'importanza di raccontare le storie e raccontare in una certa maniera. Questa, per esempio, era una bambina, un'ex sposa bambina, adesso aveva 11 anni e è stata venduta a 6 anni. C'è tutta una storia che non vi posso raccontare. Qua avevo scelto di raccontarla vicino a un raggio di sole, vicino alla finestra, per non farle vedere il volto, no? Mamma, quanto è stressante andare veloce su queste storie. Insomma, anche qua ho cercato di raccontare le storie parallele, e la fotografia ti può aiutare a raccontare anche le storie in barba al detto i fit blitz di Leeds, perché se è vero che ci sono storie che si devono raccontare, non bisogna fermarsi rispetto a nulla. Grazie, ho abusato della vostra pazienza.